I sogni vengono coltivati con impegno e sudore, e quando si è ad un passo da vederli realizzati non ci deve essere paura, non ci deve essere nessun ostacolo, soprattutto se quel sogno si chiama Champions League. Benvenuti, benvenuti amici web radioascoltatori di Sport Caffè 24 e Radio Sport Caffè 24. Questa è la Bayer Arena di Leverkusen, questo è Bayer Leverkusen Lazio e il ritorno dei preliminari di Champions League. Si parte all'1-0 dell'andata in favore di Biancocelesi. Ovviamente vi chiediamo scusa per il ritardo, abbiamo avuto dei problemi tecnici. Vado subito a salutare chi mi accompagnerà in questa radiocronaca, Francesco Ricciardi. Buonasera Francesco. Ciao Giampiero e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Abbiamo visto Francesco questi primi 10 minuti di partita in cui la Lazio ha sfiorato il gol. Sì, è stato innanzitutto un atteggiamento tattico della Lazio diverso dal solito, con un 3-4-3 con De Frey, Radu e Maurizio come difensori centrali, un centrocampo a 4 con Bassa e Lulic larghi e Parolo e Onazzi centrali di centrocampo, con Candreva e Anderson dietro l'unica punta che Keita, perché è anche l'unico disponibile dei biancocelesti, ricordiamo gli infortuni di Georgevic e di Klose. La Lazio è andata vicinissima al gol proprio con lo spagnolo, il giovane talento spagnolo che si è trovato a tu per tu con Leno, poi ha perso un po' di tempo nel calciare, ma è stato bravissimo il portiere tedesco a chiudergli la strada. Il Bayer Leverkusen sembra un po' in difficoltà, soprattutto un Bayer Leverkusen molto confuso in questo inizio, quindi ci sono i presupposti per fare bene per la Lazio, però aspettiamo perché comunque è un campo molto molto difficile. Ovviamente vi leggiamo che si schiera con Leno in porta, Wendel da Papastathopoulos, Hammer al centrocampo, Memedi, Bellarabi, Kananoglu dietro l'unica punta, Kessling, manca Son che si è infortunato, mancano i centrali difensivi Jedvai e Toprak. La Lazio risponde come ha detto il nostro Francesco Ricciardi con un insolito 3-4-3. Ricordiamo che i biancocelesti mancano Marchetti, Biglia, Georgievic e Klose, quindi Berisha in porta, Radu, De Vrij e Maurizio in difesa, Lulic, Parolo, Onazzi e Bassa a centrocampo, Felipe Anderson, Keita e che attacco. Vediamo, è scoccato il 15° minuto, c'è cioè intanto un giocatore del Bayer Leverkusen, che è il problema. Il calcio di punizione ora per i tedeschi, battuto da Wendel. Là, però la palla arriva nella zona di Berisha. Vediamo intanto il rinvio a cui è pronto il portiere Almalese, che sta sostituendo, come abbiamo detto, Federico Marchetti. Intanto Hilbert, il terzino sinistro, che scusate, me l'ho dimenticato di dire, nella formazione del Bayer Leverkusen. Francesco, ci sono tantissimi tifosi laziali, sì. Credo che siano circa 2000, Francesco. Sono tanti, ma l'occasione è di quelle importanti, di quelle da non fallire, da non sbagliare, perché comunque la Lazio stasera può scrivere una pagina importante di storia, e credo che l'accesso in Champions League sia una cosa importantissima, anche e soprattutto visto la bravura e la brillantezza dell'avversario. Sappiamo che il Bayer Leverkusen è comunque una squadra molto ostica, molto ostile da affrontare, quindi per la Lazio non è facile, però dopo la gara di andata anche questa sera i biancocelesti mi sembrano che per questi qui in primi 15-16 minuti di gioco stiano mantenendo benissimo il campo, voglio dire, quindi bisogna essere fiduciosi. Le occasioni da gol già ce n'è stata una per i biancocelesti, vedo un Pioli molto scatenato tra l'altro in panchina. Il Leverkusen si schiera con un 4-2-3-1. Attenzione a questo tiro. Attenzione al tentativo dalla distanza del Leverkusen. Mi sembra di Memedi, Francesco o Kalanoglu. Questo ragazzo tira da ogni posizione. Il turco, ragazzi. Sì, no, ma questo ragazzo è bravissimo. Ha un tiro fenomenale. È un giocatore eccezionale. Però ci sono state le voci di mercato per la prossima sessione estiva, di un interessamento da parte di Juve e Milan per questo talento turco, veramente veramente bravissimo.
Sentiamo che la Lazio ancora in possesso del pallone. Prova a ripartire la squadra di Stefano Piuli dopo il brivido causato da questo tiro di Calhanoglu. Attenzione all'attacco sulla fascia destra con Candreva che prova a scattare, ma c'è la deviazione sul tentativo di passaggio di Felipe Anderson. Una rimessa laterale per la Lazio in zona offensiva, il tentativo dalla distanza di Dusan Basa che però finisce alto sulla traversa. Bel tentativo, buona Lazio. Sicuramente la castagna Basa ce l'ha. Sì, no, poi molto propositiva Lazio, anche questo dimostra che c'ha coraggio la squadra. Pioli è stato bravo a motivare i giocatori. Vedo una Lazio concentrata in partita. Era molto importante iniziare bene in un campo difficile come questo. Assolutamente. Era un po' quello che era il massimo timore, Francesco, quello dell'approccio aggressivo magari del Bayer Leverkusen. Invece la Lazio sta assolutamente tenendo molto molto bene il campo. Attenzione però a questa azione dei tedeschi. L'uscita della difesa a tre, magari non perfetta. Attenzione a questo pallone per Bellarabi. Gli giostra bene il tiro, la parata di Berisha. Tiro centrale però insidioso. Sì, Anderson però non deve fare questi errori in uscita. È già il secondo di fila, non deve fare questi errori. Lo capisco. È un po' anche la presa andata, Francesco. Sì, no, ma capisco anche che non è facile. Abbia attenzione a questa palla recuperata da Parolo. Onazi, bravo, attenzione a Felipe Anderson. Anderson non riesce a superare l'avversario, c'è probabilmente un fallo. Era Keita, scusate, rimane a terra Keita, vediamo se ci sarà calcio di punizione. Sì, il fallo di Ta era calcio di punizione per la Lazio. No, dicevo in precedenza, a parte la bella azione di Bellarabi che si è centrato bene, Berisha è stato bravo a respingere, dicevo in uscita Anderson non può tentare i numeri al limite dell'area. Una squadra aggressiva come il Bayer Leverkusen punta proprio a recuperare questi palloni nella tre quarti avversaria, quindi è un rischio che Anderson deve capire che non si può prendere, almeno per stasera in una partita importante come questa. Attenzione a questo calcio di punizione per la Lazio. La posizione interessante. Tanto cercano di far arretrare, cercano un po' di giocarsi la tattica del nervosismo, Francesco, i giocatori del Bayer Leverkusen. Sì, stasera secondo me vedremo un po' di tutto in campo. Cioè, il Leverkusen è storicamente una squadra molto molto aggressiva, anche dei grandi giocatori tecnicamente parlando. Çalhanoğlu, Bellarabi, Kisling, un bomber, lo stesso McMedi, sono giocatori che se la cavano benissimo tecnicamente, quindi comunque una squadra molto completa, molto fisica. Poi secondo me ha uno dei migliori portieri in circolazione che è Leno, che è bravissimo. Quindi la posizione di calcio di punizione, scusami Francesco, ma tutto la Candreva è stato respinto alla difesa del Leverkusen. Certo che l'assenza di Bigle è pesantissima per la Lazio, perché comunque hai perso il regista e il punto di riferimento. Infatti io non mi sarei aspettato il 3-4-3, onestamente, mi sarei aspettato il solito 4-3. È un caso che Pioli, quando manchi Biglia, schieri sempre il 3-4-3. È successo nella finale di Coppa Italia con la Juve, è successo a Napoli contro il Napoli nell'ultima giornata, te lo ricorderai, in quello scontro che è valso proprio questo preliminare di Champions, e succede oggi. È un caso, secondo te c'è una motivazione tattica? No, cioè io penso che sia una motivazione ben precisa, anche perché la Lazio probabilmente ha anche il sostituto in caso, perlomeno colui che si avvicina alle qualità di Biglia, che è Cataldi, che comunque è giovanissimo, è stato già lanciato ed è già un passo in avanti, però non è pronto per giocare partite così importanti, quindi io credo che sia una premeditata come cosa. Biglia è bravissimo, è un regista completo, moderno, quindi che sa gestire bene la palla, da ordine, da geometria, un grande tiro, quindi il giocatore è assolutamente completo. Forse qualcosa fisicamente perde, ma comunque per un regista ci sta, e quindi assolutamente quando Pioli deve fare purtroppo almeno dell'argentino ex Anderlecht, penso che il 3-4-3 sia il modulo migliore. Io penso che in allenamento l'abbia provato più volte, perché comunque una squadra deve essere pronta a queste inconvenienze. Intanto è scoccato il 22esimo minuto, Francesco, momenti mi sembra di stare all'Olimpico, perché sento i cori dei tifosi della Lazio che sovrastano quelli delle Leverkusen, sicuramente una bella sensazione sì. Uditiva. No, assolutamente, poi i tifosi italiani sono molto, tra virgolette, chiassosi, quindi non che i tedeschi non lo siano, però voglio dire, noi italiani sappiamo il fatto nostro, tra virgolette, quindi va poi un bell'ambiente, perché comunque...
non è come negli stadi in Italia, non c'è assolutamente una bellissima atmosfera, si sente la pressione della grandissima partita, e poi è stata Attenzione alla un'emozione. palla per Attenzione. Parolo, che però sarà lunga troppo. È stato molto bello nel momento in cui è suonato l'inno della Champions. Ho visto che Assolutamente. Kisling viene spesso. Kisling è un centravanti che, non, anche se è un grandissimo bomber, non è fermo in area di rigore, non è molto statico, anzi, è uno che si muove molto, aiuta la squadra a salire. Anche in questo caso, si è venuto a prendere una palla praticamente nella propria metà campo e ha subito fallo da Onasi. Veramente un attaccante molto mobile, Francesco. Sì, assolutamente. È un attaccante, tra l'altro, molto bravo perché la sua media gol è spaventosa. Ancora il Leverkusen in possesso del pallone. Il rilancio lungo, però è troppo fuori. La rimessa dal fondo per la Lazio con Etrit Berisha pronto alla battuta. Numero 99 della Lazio, ho già detto Federico Marchetti in fortuna. La Lazio, Francesco, non è stata molto fortunata, la questione infortuni. No, assolutamente, ma la Lazio anche l'anno scorso ebbe una serie di infortuni, poi specialmente quando si fanno male uomini come Biglia, come Marchetti, che sono insostituibili, perché per quanto possano essere bravi vari Berisha, Onazi, Cataldi, eccetera, eccetera, sono comunque uomini chiave del gioco di Pioli, quindi è una Lazio che sotto il profilo degli infortuni è stata molto sfortunata sia nell'ultima stagione che in questo inizio. Probabilmente questi primi infortuni sono dovuti anche alla preparazione, che secondo me è stata fatta molto molto dura in un primo momento, perché proprio c'era la Champions e bisognava arrivare già al massimo. Non a caso la Lazio in No, campionato ha Wendell avuto chiude questa, attenzione a questa azione. bene però la difesa biancoceleste. Sì, no, dicevo che praticamente la Lazio nella prima giornata di campionato tra le big è stata quella che ha brillato di più. Ottimo primo tempo contro il Bologna, poi nel secondo tempo un po' calata, ma comunque è stata l'artefice di un'ottima prestazione, mentre le altre big, come abbiamo visto, non hanno girato. E questo probabilmente è dovuto anche al fatto della preparazione, perché hanno preparato una partita di Champions, una doppia partita di Champions così importante, quindi la Lazio doveva essere pronta, e lo è. Attenzione a questa palla. Buona chiusura di Maurizio. Buona qui la chiusura di Maurizio. Ha rischiato qui un po' la Lazio. È stato bravo l'ex difensore dello Sporting che oggi torna in campo dopo Francesco la buona comunque prestazione della partita dell'andata. Sì, ottima prestazione dell'andata, quindi assolutamente la Lazio è andata a brillare un po' tutta, quindi Maurizio è stato aiutato anche dai compagni, ma io credo che sia un buon centrale. Non è a livello di De Vrij, però è sicuramente Attenzione alla palla attenzione. in aria! L'incrocio dei pali mi sembra di Kiesling, Sì, Francesco. Sì, era lui. era lui. L'ho detto, questo giocatore purtroppo non deve essere lasciato così, proprio ha preso l'incrocio. È un bomber nato al senso del gol. Attenzione ancora a questa palla. Attenzione ancora al Bayer Leverkusen che sta aumentando il rito. Qui forse un po' esagera. Sì, avrebbe potuto La rabbia, scaricare ma sul c'è gol, ma. stata, mi pare, la deviazione. Bellissimo Kiesling, il colpo di stacco. testa, però troppo solo. Francesco Radu Sì, e De Vrij, rado, rado, praticamente sì. guardano. No, va bene, assolutamente. Guardano. Kisling di testa pure è bravissimo ed è fortissimo, quindi non va assolutamente bene una marcatura del genere, specialmente sul giocatore forse più forte, in quanto a stazza e in quanto a fiuto del gol, non può essere concesso. Qui la Lazio è stata anche un po' fortunata, Questo attenzione. calcio d'angolo, ancora un'occasione per il Bayern. Papadopoulos. Papadopoulos. Ancora si soffre sui calci Vediamo un piatti, po'. sulle palle alte. Tutto qui la Lazio. Ancora Radu. Ancora Radu, da Francesco, veramente il calo di Stefan Radu nelle ultime 2 stagioni è veramente evidente. Sì, anche con la partita col Si è visto Bologna in anche sabato, campionato. è nato dalla sua parte. Sì, è in netto calo. Credo che sia dovuto anche a una condizione fisica precaria. Radu è un giocatore che nella sua carriera ha avuto tantissimi infortuni, soprattutto muscolari, quindi
è un giocatore che purtroppo per entrare in piena forma ha bisogno, secondo me, di tempo. Però giustamente questa sera la Lazio non è che avesse tutte queste alternative, quindi ci si è affidati anche a lui. Però il problema della Lazio è prendere Probabilmente più che gol altro, su calci piazzati. è affidato alla sua esperienza. Sì, infatti. Ma poi io Comunque dicevo, uno dei più esperti della Lazio. sarebbe un peccato prendere gol per la Lazio su calcio piazzato. Perché comunque la forza del Bayern è sicuramente il palleggio, quindi prendere gol su calcio piazzato sarebbe veramente un peccato. Io penso che sia una situazione in cui la Lazio debba tenere la situazione sotto controllo, cioè debba stare tranquilla. Attenzione a questa bellissima palla. Attenzione perché da la palla Buona azione troppo della defilata, Lazio, quindi sì. Candreva mi sembra che ha innescato Keita, sì. Buono il sinistro di prima intenzione, però questa Leno la para 10 volte su 10. Però buona azione, almeno di alleggerimento della Lazio, perché comunque negli ultimi minuti il Bayern era diventato un po' troppo presente nell'area di rigore biancoceleste, quindi adesso bisogna spezzare un attimo il ritmo. Perché questa è una squadra, il Bayern, che se entra in ritmo diventa veramente letale. continuano a cantare. Continuano a cantare. È comunque una festa, anche se ovviamente la festa Francesco si aspetta il condimento, diciamo, di questa festa tedesca, ma sicuramente i tifosi razziali di queste trasferte ne vorrebbero vivere tanto. Ah, sicuramente è una partita di Champions e basta questo per pagare il biglietto e andarla a guardare allo stadio. Sono partite veramente di una bellezza stratosferica che è quasi inimitabili. Quindi deve essere una festa perché giustamente che si esca sconfitti, vincitori o vinti, comunque è affrontato per entrambe le tifoserie, sono scese in campo contro squadre molto forti. Stesso discorso per il Leverkusen, idem per Beh, la Lazio. certo, Quindi Francesco, fa un certo effetto vedere il Monaco in una tra Bayer Leverkusen e Lazio fuori e vedere Maccabi Tel Aviv eh sì, purtroppo improvvisamente. queste regole del sorteggio dei preliminari sono un po' crudeli perché alcune squadre, per esempio, anche come hai detto tu, ieri si sono sfidate Monaco e Valencia e il Monaco ha salutato, ma probabilmente il Monaco meriterebbe la Champions più di un Maccabi, più di un Baten Borisov, quindi purtroppo sono le regole, andrebbero forse cambiate. Dai, già, attenzione a questo attacco della Lazio con Candreva. Candreva prova a servire in area Keita. Keita prova a girarsi. Keita, Keita, il tiro! La parata di Leno! Tanto Keita protesta, probabilmente è stato un fischio dell'arbitro Carlos Velasco Carbaglio. Non so che cosa, per cosa protesti Keita, Francesco. Forse Guardate che voleva un dovrebbe fallo di rigore. mano? Fallo di mano, vediamo. Keita qui, bravo Keita a liberarsi. No, no, lo tiene il pantaloncino, Francesco. Però è difficile dare un rigore così Difficile perché che non te lo sei danno, caduto, sì, non Francesco, sei caduto, difficile. sei rimasto in Difficile che piedi e te, esatto, tirato. non sei caduto. E poi comunque, in maniera molto sincera, non l'abbiamo visto con i replay in diretta, francamente io non me ne accorgo di niente. No, infatti, ma è stato bravo anche Leno, Bravissimo Leno a chiudere il palo. Attenzione a questo corner, buono schema. Anderson la palla in aria, non riesce a colpire, mi pare Maurizio, qui Candreva prova un cross al volo, ma la palla finisce fuori. Il rinvio subito di Leno, quando siamo entrati nel 31esimo minuto, Attenzione a sempre Bender 0-0 che è alla Bahia Arena di velocissimo. Leverkusen. Ecco Bender Siamo che è al Bahia qua. velocissimo, attenzione. Attenzione al tiro dalla distanza, la palla finisce lontana dai pali difesi da Berisha. Va Intanto affermato, vi va aggiorniamo sugli altri affermato. risultati. Vai pure, Francesco. No, dicevo, va affermato il Bayern, si accende e si spegne. E questo, diciamo, il pregio e il difetto di questa squadra. Qui la grande palla di Felipe Anderson. Keita è bravo a liberarsi. Keita, beh, però effettivamente il pantaloncino un po' lo tiene, ma Keita non cade. Qui vi aggiorniamo sugli altri risultati. Hapoel Astana 0-0, Club Brugge Manchester United 0-1, CSKA Mosca Sporting Lisbona 0-0, Partizan batte 0-1. Attenzione,
alla Lazio che prova ad avanzare con il però il Bayer Leverkusen torna il possesso del pallone, ancora Lazio, provano ad avanzare, basta, però viene chiuso, attenzione a Wendel, parla sulla fascia destra. Ancora Bayer Leverkusen, una palla in aria, però controllata da Berisha, felice fuori. No, dicevo, questo Wendel mi piace molto come giocatore. Molto rapido, molto veloce, spinge tantissimo. Giocare la partita d'andata. Sì. Gli aveva colpito Francesco. Sì, forse regala qualcosa in fase difensiva, ma questa è la tipicità di chi gioca nei campionati esteri, diciamo, tolto quello italiano, dove i terzini sono chiamati più a difendere che a spingere. Però è molto molto bravo a spingere, secondo me questo qui, questo ragazzo ne sentiremo parlare e probabilmente lo vedremo in una grandissima squadra, perché ha tutte le caratteristiche per fare benissimo. Tanto ho palla in rimessa laterale. Ancora la Lazio. Ancora Maurizio che prova a ripartire. Ancora la palla è lunga. La rimessa laterale per la Lazio. Ancora Lazio, ancora Leverkusen, scusate, ma la Lazio chiude e prova a ripartire. Il Leverkusen ha una caratteristica che mi piace molto, un pressing altissimo. Poi magari al centrocampo concederanno qualcosa, perché comunque Bander è un giocatore che non... Sì, sa costruire, ma non è un regista puro, però... Sono comunque molto aggressivi e tentano il recupero di palla nella metà campo avversaria, che è un'idea giustissima. Poi magari fanno qualche lancio lungo oppure si affidano troppo alle giocate di Bellarabi e ce l'hanno più. Però mi piace questo fatto di questa aggressività, un po' tipico delle squadre tedesche, di tolto il Bayern Monaco, diciamo, e forse il Borussia Dortmund. Ancora Lazio, c'è Keita che cade a terra. Si sta muovendo molto Keita, oggi ovviamente c'è anche l'assenza di Klose Georgevic, ci si affida a lui, si aspetta molto dopo il gol della partita di andata, quando è entrato che abbiamo detto Carmelo che sull'Olimpico, invece casualmente era di quella notte, e adesso a meno di clamorosi episodi pare che la sua permanenza alla Lazio sia lui. Ma sicuramente queste sono partite per un ragazzo giovanissimo come Keita che aiutano a crescere, poi io penso che le qualità le abbia già ampiamente dimostrate, deve solo maturare sotto il profilo tattico, tecnicamente non ha nulla da invidiare a tanti giocatori della Serie A, quindi io credo che sia un ottimo prospetto. Lazio deve saperlo far crescere, deve saperlo gestire e credo che si ritroverà un grandissimo talento in casa. Questa sera gli sono affidate dei compiti non poco importanti, però mi sembra che da questi primi 35 minuti li stia reggendo benissimo, si muove tanto, dialoga bene con Candreva o Anderson, aiuta anche a centrocampo, quindi prestazione già più che convincente da parte dello spagnolo. Ancora Lassi in avanti, probabilmente c'è un fallo su Keita. Rimane a terra il giocatore della Lazio. Probabilmente è stato un fallo, si calcio di punizione per i biancocelesti. È stato probabilmente un cartellino giallo, Francesco, ho visto l'arbitro che ha estratto il cartellino.
Sì, non sono riuscito a capire perché forse per tanto non. L'intervento era duro. La partita però è corretta, Tanto obiettivamente. rumoreggiano i tifosi del Bayer Leverkusen. 38esimo minuto che sta per incominciare. La Lazio sta reggendo veramente bene. Tolto l'incrocio dei pali e quel Sì, tiro di Simao. a parte quel colpo di testa di Kessling, diciamo che possiamo dire non ha rischiato praticamente nulla, almeno fino a questo No, no, assolutamente. Quel tiro di Çalhanoğlu dalla distanza che è stato abbastanza pericoloso, però quella è un'invenzione del turco, quindi lì non ci si poteva fare neanche nulla. Attenzione a Keita che può partire in velocità, ma stavolta lo tiene. Cioè, credo. Forse un Che fallo per il ha tenuto Leverkusen. stavolta qui. Vediamo. Ma probabilmente qui c'era Da che comunque sposta leggermente Keita, ma non fischia l'arbitro Carballo, che posso dirlo dopo 38 minuti non mi sta totalmente convincendo. Sì, è stato munito bella rabbia, Francesco. Una bella rabbia, ecco. No, Leverkusen è un po' confusionario stasera, vedo forse un po' di pressione addosso, probabile, che io l'ho guardato spesso sia l'anno scorso che la partita con l'Hannover. Attenzione, no. Lulic si è allungato troppo il pallone, però è riuscito a recuperare. Senza un'apertura in sinistra per Keita, che però non riesce a controllare la palla. La palla finisce in rimessa laterale. Si No, lamenta un po' con il compagno Keita. dicevo, Leverkusen è un po' impreciso questa sera. Attenzione a questa partenza di se il solito Çalhanoğlu. Ben fermato da Visto Onazi. bene. Un altro giocatore riscoperto in queste due partite, Francesco Dapioli. Ma assolutamente, io penso che Onazi sia un giocatore importante per la Lazio perché l'ha dimostrato anche nella partita decisiva della passata stagione con il Napoli. Attenzione a questa Attenzione palla. alla palla in aria, Kiesling, il tentativo, rischia l'autogol, il tiro, il gol del Bayer Leverkusen, ha segnato Çalhanoğlu, c'è stato un batti e ribatti in aria, e poi il gol dei tedeschi che si portano in Oh. vantaggio al 40esimo minuto. Errore Lui aveva gravissimo. rischiato l'autogol, la Lazio, poi è Sì, arrivato Çalhanoğlu e ha errore trovato il gol. gravissimo di ha perso la palla su Sì, Kiesling. c'è stato un errore De gravissimo, Vrij? mi pare di... O De Vrij o Radu? No, De No, Vrij, De Vrij, proprio lui, De Francesco. Vrij. Sì. Proprio Questo è un lui. errore gravissimo. Questo è un errore gravissimo perché qui forse si aspettava l'uscita di Berisha perché ho visto che le mani erano sbattute. Probabile, Poi c'è stato un probabile. batti e ribatti e da lì ce l'hanno con uno sbaglio. Si è proprio addormentato. Bravo Kiesling a servire Bellarabi, palla che viene ribattuta e poi ce l'hanno con uno sbaglio. Un giocatore con uno sbaglio. È un gol peccato perché è un gol evitabilissimo. Bastava un'uscita di Berisha, un rinvio di De Vrij. Sì, assolutamente. Era un probabilmente De Vrij si aspettava l'uscita di Berisha, per quello ha lasciato scorrere il pallone. Non c'è stata intesa e la frittata è stata fatta. Ma comunque Francesco Alassio non deve No, non deve buttarsi troppo demordere giù, è perché tutto ovviamente ancora in gioco. basta un gol per poi Basta costringerne a fare due a Leverkusen, cioè c'è tempo. Ora, importante non perdere la testa, soprattutto perché siamo alla fine del primo tempo e quindi ci sono 5 minuti per resistere, per andare negli spogliatoi per rinfrescarsi un attimo le idee. la controllata da Leno. Beh, probabilmente il Leverkusen è riuscito ad arrivare al vero e proprio obiettivo. Cioè quello di Sì, fare un meno fare un gol gol. alla Credo fine che il della prima principale parte. problema dell'Everkusen fosse sbloccarla la partita, Sì, Francesco. sì. E purtroppo la Lazio gli ha dato una mano, perché questa azione qui non bisognava prendere gol in un'azione del genere. Soprattutto non mi aspettavo un errore così importante da De Vrij, che è il giocatore più No, no, infatti forte è di proprio questi quello due. che, non ti dico che da qualcun altro me lo sarei aspettato, ovviamente, però proprio da lui no, insomma. No, infatti. E poi più che un errore di De Vrij, Francesco, un errore di comunicazione tra De Vrij e Berisha, più che un Sì, vero e infatti proprio errore di De bisognerebbe Vrij, vedere se perché De qualcuno Vrij l'ha chiamata o meno.
attenzione a questo calcio di punizione, dove ovviamente il nome che ci viene in mente, Francesco, è quello di Calhanoglu. Sì, attenzione, perché questo ragazzo è, infatti, è sulla palla. Questo ragazzo ha un tiro fantastico anche dalla distanza. Adesso che siamo probabilmente anche oltre i 30 metri, può lo stesso provarci. Sì, ci ho provato all'andata, Francesco, da una distanza più o meno simile. Vedremo, sicuramente che la Calhanoglu proverà un tiro in porta. Il tiro alto. Sì, esecuzione nelle intenzioni giuste a scavalcare la barriera, però da lì era veramente difficile. E qua intanto rivediamo l'erroraccio di De Frey. Poi Onazzi ha cercato di rinviare, Maurizio si è trovato la palla lì e purtroppo... Anche un po' comunque di sfortuna qui, Francesco. Sì, perché la ribattuta di Onazzi va a finire proprio su di lui. Sì, dopo il tiro di Calhanoglu ha rimbalzato prima a terra, quindi un po' di sfortuna da parte della Lazio, un po' di fortuna da parte delle Leverkusen. Un errore di, credo, Maurizio, che concede una rimessa alle Leverkusen, sembra un po' il bambo a Lazio. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, temo che saranno 2 minuti di assoluta sofferenza per il biancocelista, anche se qui Onazzi riesce a recuperare un buon pallone, prova a far ripartire sulla corsa Felipe Anderson, che però sbaglia l'ennesimo controllo del pallone. Iniziano un po' a essere troppi gli errori di Felipe Anderson, Francesco. Eh sì, l'ho visto un po' sottotono, obiettivamente è quello che si è mosso di meno in attacco. Il migliore mi è sembrato Keita. Attenzione dall'altra parte, che bravo Bassa qui a chiudere. Bravo Bassa. Probabilmente Francesco, vedendo questo Felipe Anderson, vedendo quello che ha fatto Krishna sabato, probabilmente un pensierino Stefano Pioli potrebbe farci. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Ma piuttosto io notavo una disattenzione della Lazio, ho notato già 2 o 3 azioni, non riesce a scalare bene la difesa a 3, anche in questo caso c'è dall'altra parte Bellarabi completamente solo, è stato bravo Bassa perché si è ritrovato la palla lì e l'ha regalata poi a Berisha, però sono errori che alla lunga si pagano questi, perché il lancio può essere sbagliato 2 o 3 volte, ma poi alla fine lo si azzecca sempre. Attenzione a Kisling, che difende benissimo il pallone. Attenzione a quest'ultima, credo, azione del Bayer Leverkusen del primo tempo con Wendel. Ancora il Bayer Leverkusen in possesso del pallone in zona offensiva, la palla in aria libera Stefan Radu. Ancora Leverkusen però. Qui il tentativo del numero 13 Hilbert, respinto da Chiandreva, la rimessa laterale. Si è arrabbiato anche Hilbert, voleva un movimento in aria probabilmente. Quest'ultima rimessa laterale probabilmente sarà l'azione che chiuderà il primo tempo, non credo ci sarà recupero. La palla in aria, attenzione all'uscita di Berisha, qui bravo Berisha a impossessarsi del pallone, cerca di trovare spazio per il rinvio. Ricordiamo che con questo risultato si andrebbe ai tempi supplementari. Esatto. Il rinvio in questo istante di Berisha, vediamo se fischierà l'arbitro, sì. Carvaglio. Sì, è così. Sì. Finisce il primo tempo alla Bayer Arena di Leverkusen. Bayer Leverkusen 1, Lazio 0, il gol di Calhanoglu. Con questo risultato, quindi il Leverkusen, Francesco, è riuscito a sbloccare proprio al momento in cui sembrava che la Lazio, non dico avesse la parte in pugno, ma comunque avesse preso le misure alla squadra tedesca. Sì, 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 assolutamente. Purtroppo la Lazio era partita bene, non ha creato tantissimo, eccetto qualche pallavolo con Keita. Ha tenuto bene il campo, poi ha creato questo episodio con un grave errore di comprensione tra Berisha e De Frey e il Calhanoglu ne ha approfittato. Tutto sommato non è una Lazio cattivissima come prestazione, però mi aspetto qualcosina in più sotto il profilo propositivo nel secondo tempo e soprattutto mi aspetto qualcosina in più da Felipe Anderson, che mi è sembrato il grande assente di questa serata. Per il resto il modulo non mi sembra sbagliato, considerando e vista l'assenza di Biglia, e come ho detto in precedenza vedo un Bayer Leverkusen molto confusionario, però ha dei giocatori che possono sbloccare la partita come ha fatto Calhanoglu, come lo stesso Bellarabi, quindi una squadra temibilissima. E ricordiamo anche l'incrocio dei pali di Kitzling, un altro giocatore importantissimo per i tedeschi, quindi è una partita secondo me apertissima, può succedere veramente di tutto. Sì, proprio ovviamente l'errore di Berisha e De Vrij, l'errore di comunicazione tra i due, sta in questo momento punendo la Lazio, ma ovviamente ci sono ancora 45 minuti, essere da un lato, cioè, può essere una cosa negativa, perché ovviamente
la Bayer Leverkusen ora attaccherà per cercare di fare il secondo gol, che vorrebbe dire qualificazione. Dall'altro può essere una cosa positiva, perché comunque basterebbe un gol alla Lazio per obbligare a quel punto il Bayer Leverkusen a farne due. Ma sicuramente è una situazione che non si può definire, diciamo, né positiva o negativa. Tendenzialmente questa gol, a parte caricare il Bayer Leverkusen, non dovrebbe cambiare di molto la partita della Lazio. No, infatti no, tanto la Lazio un gol lo doveva fare comunque, e quindi non penso che psicologicamente cambi qualcosa, ma relativamente, perché adesso ci sono 15 minuti di pausa e la Lazio potrà rinfrescarsi le idee, magari Pioli potrà dare dei consigli molto utili, perché comunque la difesa del Bayer Leverkusen è una difesa che, se messa sotto pressione, non è impenetrabile, quindi io penso che la Lazio abbia tutti i presupposti per fare bene e per fare quel gol che poi servirebbe a molto. È chiaro che se il Bayer Leverkusen dovesse andare sul 2-0, allora la partita lì si complicherebbe non poco, perché i tedeschi potrebbero anche controllare. Però va comunque ricordato, per dovere di cronaca, col 2-1 non sarebbe la Lazio. Quindi a quel punto sì. Basterebbe comunque un gol, poi ovviamente che sul 2-0 il Leverkusen si caricherebbe in una maniera, credo che oltre che caricarsi, credo, non dico che si metta tutta a difesa, non so. No, assolutamente, perché poi non è l'indole dei tedeschi difendere, però credo che comunque sul 2-0 il Bayer Leverkusen penserà bene due volte prima di attaccare e come attaccare, e questo potrebbe fare la differenza. Poi Francesco, non è che il Bayer Leverkusen sia attaccato a testa bassa, no. Cioè, io mi aspettavo personalmente una partita veramente arrembante di tedeschi, non c'è stata, anzi la prima occasione ce l'ha avuta la Lazio. No, quindi, assolutamente. Ha un po' salito di tono il Bayer con quel colpo di testa di Kiesling, colpito di crucio di pali, poi la Lazio sembrava di nuovo aver preso le misure, ha subito questo gol con questo errore di comunicazione tra De Vrij e Berisha, che sicuramente lascia la mano in bocca, perché comunque uno 0-0 alla fine del primo tempo sarebbe stato veramente veramente importante, tendenzialmente probabilmente sarebbe stato anche il risultato più giusto. Comunque la Lazio ha avuto altre due occasioni con Keita. Sì, sono d'accordo, il 0-0 probabilmente è il risultato più giusto, ma io credo che la cosa importante sia la tranquillità della squadra, psicologicamente parlando, perché lo stadio non è facile, l'ambiente e il clima sentono la pressione, quindi io credo che Pioli debba essere molto molto bravo in questi 15 minuti di pausa a ricaricare le pile e le energie, perché saranno 45 minuti di battaglia. 1-0 può essere un risultato anche positivo se si considera una cosa: il Bayer Leverkusen con 1-0 non passa, quindi comunque dovrà perlomeno avere delle idee offensiviste, dovrà attaccare, quindi io credo che la Lazio debba sfruttare le occasioni che gli capiteranno, debba essere cinica. Mi aspetto, ripeto, qualcosina in più da Felipe Anderson, perché si è visto poco, e quando si è visto lo si è visto in maniera negativa, e mi riferisco specie alle palle perse nella propria metà campo. Eh sì, assolutamente, ci aspettiamo molto da lui per quello che ci ha fatto vedere lo scorso anno, ma ci aspettiamo, o perlomeno io personalmente, qualcosa in più, anche dato il mio che indossa la fascia, e anche lui poco, e sono loro due che devono cercare di accendere, diciamo così, la luce della Lazio. Assolutamente, io penso che Candreva si stia muovendo molto, non si è visto tantissimo in fase di finalizzazione, eccetto una palla molto interessante per Keita. Anderson, diciamo, è l'estro della fantasia, il giocatore tecnicamente superlativo. Candreva sì, è bravissimo tecnicamente, però è anche l'anima della Lazio, quindi ci si aspetta sicuramente forse un po' di personalità in più da parte di Antonio Candreva. Invece mi ha sorpreso in positivo la prestazione di Keita, come dicevo durante la telecronaca, perché comunque è stato uno dei più propositivi, non ha avuto paura, non ha avuto timore di farsi dare la palla, di giocarla, di crearsi le occasioni, quindi mi è piaciuto positivamente Keita. Onazzi bene, mi aspetto qualcosa in più da Parolo, lo si è visto davvero poco. Anche Lulic basta meglio sicuramente, e poi mi aspetto che i tre difensori centrali dialogano meglio tra di loro, soprattutto con Berisha, e mi riferisco al primo gol preso, perché comunque è una situazione che non deve ripetersi, perché il Bayer Leverkusen, non abbiamo visto, non perdona. Sicuramente Francesco, tanto la regia ci sta rimandando l'errore di comunicazione probabilmente tra Berisha e De Vrij, perché Berisha, Francesco, era appena uscito dai pali quando Kiesling va a rubare il pallone a De Vrij.
Sì, assolutamente. Ho visto pure la richiesta di intervento di Berisha da parte di De Vrij con le braccia aperte. Stiamo vedendo il gol degli altri match. Vediamo il gol del Manchester United che sta vincendo sul campo del Bruges. E il gol dello Sporting che sta vincendo quella di Mosca. Il Manchester United ha fatto un bellissimo gol, notavo la giocata fenomenale di Depay. Bello Pure anche il lui, gol anche. di... Sì, questo giocatore è straordinario. Io penso che il Manchester United abbia trovato un fenomeno. E la numero 7 gli sta benissimo, direi. Mentre lo Sporting Lisbona con Jorge Jesus penso che sia una delle squadre più temibili, specie del Portogallo, perché Jorge Jesus ha vinto tantissimo sulla panchina del Benfica. Un allenatore preparatissimo e quindi io credo che lo Sporting Lisbona farà una grandissima stagione quest'anno. Tanto qui stiamo rivedendo, si sta facendo rivedere l'errore, l'occasione, Sì, scusate, del era chiesto di 3-3 rigore di e Keita rigore. ha protestato. Rivediamo intanto qui, ovviamente è tutto molto più semplice, con l'occhio di ingrandimento, con la lente, ovviamente Assolutamente, ma è abbastanza evidente. Inoltre probabilmente c'era anche un fallo di mano. infatti io Sembra questo che l'ho chiesto. addirittura no. Rivedendolo così, sembra che addirittura Tam metta la mano davanti, o Wendel, non so chi è, non ho visto bene, metta la mano davanti per cercare di deviare il pallone. Ho avuto questa impressione, Francesco. Sì, assolutamente, ma io ho visto che Keita gli dava proprio quello in diretta, non tanto la trattenuta, ma il tocco di mano, o il tentato tocco di mano. Ovviamente, come abbiamo già detto, Francesco, la Lazio non deve abbattersi, deve continuare a cercare di fare la sua partita, avere probabilmente Francesco un po' più di coraggio, perché comunque va detto che questa è una sorta di finale, quindi o la va o la spacca. Cioè, non dico che non ci sia poco da perdere, ma probabilmente devi avere un po' più di coraggio. La squadra biancoceleste, certo, l'assenza di due giocatori esperti, forse gli unici che hanno esperienza in campo internazionale come Billy e Klose, si è fatto un po' sentire. Assolutamente, ma io penso che Pioli si stia facendo sentire in questi minuti di pausa, perché comunque il Leverkusen, come ho detto sempre, non è una squadra difensivamente parlando impenetrabile, quindi io penso che la Lazio debba osare di più, anche perché, come hai detto tu, è una partita che non si può sbagliare, cioè è una partita che o sei in Champions o sei fuori. Quindi inevitabilmente nei secondi 45 la Lazio deve Ovviamente, osare di più. massimo rispetto per l'Europa League, ci mancherebbe, anzi, credo che probabilmente la Lazio come rosa dovrebbe tutte le carte in regola per giocare se l'Europa League, non so se tu sei d'accordo, ma ovviamente a questo punto si vuole a tutti i costi giocare la Champions. No, assolutamente, l'Europa League è una competizione importantissima e credo che la Lazio possa giocarsi questo trofeo alla Beh, pari ma o perlomeno vicino così. Francesco, qui esce fuori tutta la mia anima laziale, cioè, la Lazio se lo giocherebbe magari arrivando al terzo come terza di un girone di Champions, sarebbe molto meglio. Ah, vabbè, sì, assolutamente. No, più che altro la Champions, ripeto, ha un fascino eccezionale, ha qualcosa in più, poi è una competizione che comunque esiste da tantissimo tempo, ti permette di confrontarti con delle squadre È una fortissime. vetrina troppo importante, Francesco, Sì, che è una vetrina vetrina troppo sia importante importante. per non arrivarci, diciamo, in questo caso. Io penso che la Lazio abbia le carte in regola anche per fare una buona Champions. È chiaro che con avversari di calibro superiore poi diventa tutto più difficile, però Beh, arrivare Francesco, io terzi mi in un ricordo giro. l'ultima Lazio in Champions, che oggettivamente era molto meno forte di questa, che in campo aveva giocatori come Pallotta, Siviglia, Sendardo, Budingay, che pareggiò in casa con Real Madrid. Quindi Sì, è vero che non assolutamente. era un grandissimo Real Madrid di Schuster, non era un grandissimo Real, però questo per farti capire che la partita comunque te la devi giocare e non parti sconfitto, poi puoi prendere l'imbarcata, però magari puoi anche fare il risultato della vita facendo la partita della vita. No, ma assolutamente, poi io penso che la mentalità di Pioli sia ben chiara, giocarsela con tutti, quindi non penso che la Lazio vada a difendersi, che sia il Bernabéu o il Camp Nou. Certo è, gli avversari sono quelli che sono, però io penso che una bella figura in Champions, con magari un'uscita, come dicevi tu, da terza nel girone e vai a farti l'Europa League, già è qualcosa secondo me di eccezionale. Poi può essere quello che ti capita, il girone è abbordabile,
e addirittura ti arrivi a giocare gli ottavi di Poi Champions. lì ovviamente ricordiamo che sarà domani il suo tiro. Lì ovviamente non so, mi sembra che la Lazio non so se passando sia in terza e quarta, ora non lo so. Sicuramente qualche big la prenderà la squadra biancoceleste. Però c'è anche il fascino di giocare un Lazio-Real Madrid, un Lazio-Chelsea, un Lazio-Paris Assolutamente, Saint-Germain, adesso. ci sono squadre abbordabili per la Lazio. In prima fascia c'è il PSV Eindhoven che ha venduto molti suoi talenti, Ecco, vedi, Wijnaldum, Francesco, io sono queste le cose che mi chiedo. Cosa abbia il PSV Eindhoven per essere in prima fascia, francamente? Cosa che mi sto chiedendo da 2 giorni e non trovo risposta, perché se no, abbiamo fatto il PSV anzi, Eindhoven per essere in prima fascia, adesso effettivamente. ha svenduto, ha dato tutto via, ha dato tutti via, quindi io credo che la Lazio sia superiore al PSV, posso tranquillamente dire e firmare, perché l'ho visto in campionato, nelle divise, non è all'altezza neanche dell'Ajax in questo momento. Tra l'altro, ricordiamo Francesco, con la qualificazione di ieri dal Valencia e Daniel Monaco, erano 5 squadre spagnole ai gironi di Champions: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia come qualificata ieri e Siviglia come vincitrice dell'Europa. Beh, mi verrebbe da dire, non so quale sia più forte. Sono tutte squadre No, fortissime, beh. effettivamente. Vabbè, la più forte rimane il Barcellona, però le altre squadre sono veramente temibili. Il Valencia di Ninho e Spirito Santo, secondo me, è una squadra che farà benissimo perché se la gioca con tutti, a viso aperto, ha un reparto offensivo con Paco Alcácer, Rodrigo, Negredo, Piatti, hanno preso Baccalli, un talento secondo me eccezionale. Hanno Feghouli, che è un giocatore che è, diciamo, un po' l'anima della squadra, è una squadra che secondo me farà benissimo. Il Siviglia, sappiamo tutti come lavora Emery, sì, hanno perso Bacca, hanno preso adesso, oggi pomeriggio hanno preso Llorente, hanno Immobile, hanno Gamero, che è un giocatore che ti assicura da riserva, tra virgolette, un rendimento eccezionale, quindi credo che sia una squadra che se la possa giocare veramente, veramente con tutti, anche il Siviglia. Le altre tre non hanno bisogno di Sì. presentazioni particolari, direi. Assolutamente no. Anzi, Intanto secondo stiamo me, aspettando. sì, no, Vai, pure. dicevo, l'Atletico Madrid si è rinforzata molto quest'anno perché ha perso sì Mandzukic, ma ha un Jackson Martinez e un Vietto in più. Hanno lanciato Oliver Torres, ora lanceranno probabilmente anche Correa, hanno Griezmann, che è un giocatore che ti spacca la partita. Solidi, difensivamente hanno perso Miranda, ma hanno la coppia uruguagia, Godin Jimenez, il giovane Jimenez, quindi io penso che sia una squadra collaudatissima. Hanno ripreso Felipe Luis sul lato sinistro e soprattutto una squadra che secondo me farà bene anche quest'anno Champions. Eccoci, Francesco, sono rientrato nelle squadre. Non mi sembra ci siano cambi. Ecco, Keita, inquadrato dalla regia. Non dovrebbero esserci. Calcio d'inizio, stavolta battuto dal Bayer Leverkusen con Memedi e Bellarabi alla battuta. Ecco, Calhanoglu, l'autore del gol. Per esempio, se mi permette una battuta sul Leverkusen, direi che McMahon si è visto molto poco. In evidenza, Kitzlind, Calhanoglu e Bellarabi, molto in ombra a McMahon, che probabilmente non dovrebbe neanche partire titolare, perché sappiamo che gioca Son, il coreano, però che si sì, è infortunato, quindi è stato costretto a questo cambio anche perché non perde l'assetto ultra-offensivo, tra virgolette. Ecco che è ripartito il match alla Baia Arena di Leverkusen. Vedremo come partirà la Lazio, vedremo come partirà il Leverkusen. Se ci sarà magari qualche cambiamento di atteggiamento. Ma io mi aspetto una Lazio subito propositiva, onestamente. Attenzione a questo fallo. Intanto c'è stato un brutto fallo di Bellarabi e Carvajal che. Ripeto, Francesco, l'ho già detto, non voglio apparire estremamente di parte, ma un arbitraggio che non mi sta del tutto convincendo, non lo dico per l'occasione del rigore, ma mi sembra un arbitro troppo permissivo, che lascia correre Sì, troppo, ha lascia messo solo il correre giocatore. parecchio. Anche sinceramente, Bellarabi non lo avrei munito. Sì, era un fallo duro, ma cioè, stai arbitrando in un determinato modo, o continui anche in questo caso, altro fallo abbastanza evitabile da parte di non so chi, non, del numero forse. Mi sembrava Cioè, Kramer, Francesco. Kramer, sì, probabile. Dico, è un Leverkusen che è molto spigoloso, una squadra che sa metterla anche sui nervi. E dicevo Fa brodo, dell'arbitraggio, Francesco, ma senza esagerare. no, esatto, sì, assolutamente. No, ma io credo che,
L'arbitro debba tenere in pugno la situazione anche perché fra poco, secondo me, la partita comincerà a mettersi sui nervi perché comunque ci si gioca tanto alla fine. Va bene tutto, però ci si gioca tanto. Intanto è un altro calcio di punizione No, 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 dato alla questo. Lazio. Attenzione qua ad un erroraccio. Mi sembra di Philippe Anderson. La ripartenza del Bayer Leverkusen salva. Mi pare è De Radu. Vrij. O No, Radu, forse Radu, era Radu. Radu, sì, forse Era Radu. Radu. No, ma errore non ho capito di chi, gravissimo. Credo di Keita. Questi sono errori che, Ma un ripeto, errore. non vanno assolutamente fatti nella propria metà campo, non vanno fatti contro avversari della qualità di Bellarabi, Çalhanoğlu e Kessié. E non possono andare sempre bene alla fine, come sono andate. Adesso è andata benissimo, la Lazio è stato bravissimo, Radu a mantenere la posizione e il senso tattico. Qui la chiusura di Maurizio. Parolo. Francesco, non vogliamo essere ripetitivi, ma si vede chiaramente che manca qualcuno che prenda in mano la manovra della Lazio. Insomma, Parolo non ne ha le caratteristiche, forse nemmeno Nadia. Attenzione a questo colpo di testa per Keita, viene chiuso da Ta. Sicuramente si No, sentono no, senza di Biglia, ma assolutamente. visto che manca Biglia, la mia domanda che faccio a te, direttamente a Stefano Piuli, che ovviamente non credo mi senta, è perché a questo punto non Cataldi. Attenzione al Bayer Attenzione. Leverkusen che tre rigore e il tiro al gol. Il gol di Memedi. Il 2-0 al Bayer Leverkusen al 48esimo minuto. Qui salta completamente la difesa della Lazio. E il 2-0 che non dico che è una mazzata pesantissima, soprattutto perché arriva ad inizio secondo tempo, Francesco. Ma io, ripeto, allora rispondo un attimo prima alla domanda, anzi commento prima il gol. A parte che è stato fatto un rilancio di Leno, stacca Quisling, palla sulla destra per, mi sembra, Bellarabi, sì, Bellarabi, imbucata centrale per McMedy che viene perso completamente da Maurizio. E qui questo è un altro errore grave individuale, perché McMedy è un giocatore, sì, bravo fisicamente, bravo anche la corsa, eccetera, eccetera, ma qui Maurizio avrebbe dovuto fare molto di più. Si è perso l'uomo in una maniera in cui Assolutamente. non puoi lasciarlo andare in porta, assolutamente. Lo puoi anche estendere, tanto non sei ultimo uomo, ma non credo che sia assolutamente sia un errore di lettura da parte del centrale di Pioli. Per quanto riguarda la domanda tecnica, sì, sicuramente Big è un giocatore insostituibile in questa Lazio. Parolo è bravissimo negli inserimenti, ha un grande tiro, è un giocatore che probabilmente pecca un po' in personalità. Lo si è visto anche stasera, ha toccato pochissimi palloni. Nazzi è un incontrista puro, comunque un giocatore che non fa del giro palla, del possesso, il suo pezzo migliore. Quindi è una Lazio che purtroppo io penso che Cataldi poteva servire, adesso in questo caso non serve più perché la Lazio deve, attenzione, bruttissimo fallo qua, di Wendel mi sembra. Ancora niente, incredibile. E qui ci poteva stare l'ammonizione in netto ritardo. E comunque praticamente io credo che assolutamente Cataldi poteva servire dall'inizio perché comunque rispetto agli altri due prima citati, Parolo e Nazzi, è uno che sa gestire benissimo la palla. Diciamo non è perduta la partita per la Lazio perché basta sempre quel fatidico gol, però adesso comincia a diventare dura. Se si fanno questi errori diventa veramente durissima. Ecco, a te appunto, attenzione all'altra ripartenza del Ma Leverkusen. assolutamente lì gli errori di Marrori Maurizio ne ha fatto tanti. Attenzione. Attenzione qui, lascio correre Carvaglio. Ai ai Attenzione a questo ai ai ai. duetto, la palla in aria, qui esce bene Berisha. Ti rischia l'imbarcata però qua, Lazio in Francesco. conclusione, Lazio in completa confusione, atteggiamento difensivo erratissimo. Qui non puoi accentrarti tutto su McMedy e lasciare Çalhanoğlu di nuovo libero, perché c'è stato 1-2 tra i due e non è un errore comprensibile. Lazio adesso deve essere lucida, perché così si rischia veramente di uscire dalla partita. Un altro gol del Leverkusen vuol dire che la Lazio ne deve fare due. Diventa veramente impossibile. Ma più Diventa che al altro limite il timore dell'impossibile. dell'atteggiamento, più del terzo gol, il timore è proprio quello di un'imbarcata vera e propria. Attenzione che la palla Sì, fosse troppo attenzione, lunga, bravo quindi bravo Maurizio qua. Maurizio a proteggere. Ovviamente è troppo presto per parlare, Francesco, ma ovviamente conoscendo la piazza biancoceleste, è vero che sono stati errori individuali, è vero che però il mercato potrebbe salire sul banco degli imputati se dovesse finire così. Io credo di sì, però va tenuto conto anche dell'avversario, comunque Leverkusen non è una squadra, probabilmente in questo momento Beh, Leverkusen. Francesco, scusami, la Lazio sapeva benissimo che di non essere a meno di miracoli, questa testa di serie, quindi sapeva benissimo che sarebbe andata ad affrontare un avversario di livelli. Non voglio Assolutamente. essere
chi mi conosce lo sa quello che penso di Lotito, non lo devo ripetere in questa occasione, anche perché manca più di mezz'ora, magari la Lazio fa 3 gol, cioè non è questo il punto, però non è stato fatto il mercato adatto per affrontare questa partita. No, assolutamente, assolutamente. Comunque Leverkusen rimane una delle prime 4 potenze tedesche, dopo Bayern, Borussia e Wolfsburg in questo momento. Quindi io credo che la Lazio dove affrontare il mercato in maniera diversa. Non, diciamo che io non sono neanche sorpreso, perché conosco bene la politica del Tito. Sì, ma nemmeno io, figurati, ma ti faccio il primo esempio. Tutti sapevano che Klose aveva 37 anni e che ovviamente non ha il fisico di ragazzino, tutti sapevano che Djordjevic era fragile fisicamente, oggi la Lazio sta giocando la Champions con un giovane, per carità, bravissimo come Keita, che però non dimentichiamoci che nel ruolo di punto centrale è adattato. No, no, ma assolutamente, io ritengo, attenzione, ritengo che la Lazio avrebbe dovuto prendere un altro giocatore offensivo, ma già per questa partita. Cross in aria, che bravo Bassa, la botta dalla distanza, la parata di Berisha, è una sorta di assedio, Francesco. No, la Lazio è uscita dalla partita, mi sembra che psicologicamente la squadra di Violi sia completamente out, non va bene. Sì, beh, l'avevo detto, al di là del che dovesse fare comunque ancora un gol alla Lazio per qualificazione, la mazzata del gol subito all'inizio del secondo tempo ovviamente è stata pesante. Sì, no, ma non va assolutamente bene come atteggiamento e tutto, non mi sta piacendo, la Lazio sta solo subendo, così si rischia veramente l'imbarcata, anche se siamo ancora al 53esimo e i tedeschi non si fermano. Perché siamo ancora al 53esimo si rischia l'imbarcata, perdonatemi. No, ma poi i tedeschi non si fermano, cioè sono no, beh, no, ci mancherebbe, non si deve mica fermare il Leverkusen, ci mancherebbe. No, però dico, cioè, volendo ci sono avversari che fanno girare la palla, magari comunque cercano un possesso, invece loro cercheranno sempre di attaccare perché è proprio nel loro DNA. Beh, perché se si mettono a difendere non hanno grandissimi difensori. Bravo, esattamente, quindi come dicevo in precedenza, perciò chi... Mi auguravo una Lazio più propositiva proprio per questo motivo. Tutte le squadre tedesche. No, beh, ma probabilmente lo sarebbe stata, ma il gol gli ha tagliato che le gambe mentalmente e fisicamente. E adesso io non so più lì dalla panchina cosa si possa inventare. Probabilmente l'ho detto nell'intervallo. Attenzione, bravo, basta. Sì, ma io penso che a questo punto potrebbe togliere anche Lulic. Tanto Lulic non è pervenuto in partita. Ecco Krishna, vedete che non era così difficile. Esce Radu, credo. Credo che esca Radu, arretri Lulic. Quindi a terzino. La Lazio si mette a 4 in difesa. Lulic, De Vrij, Maurizio Bassa, un po' la difesa dell'andata. Francesco. Non so poi come si schiera, chi dico con Parolo e Onazi davanti alla difesa, Krishna, Felipe Anderson e Candreva dietro Keita. Credo sia un 4-2-3-1 a questo punto quello della Lazio. Sì, assolutamente. È stato un errore di Onazi. Vedi, Francesco, questo passaggio sbagliato di Onazi, che poteva davvero essere interessante. Ci va a trovare l'uomo, dimostra che Onazi non ha le capacità per costruire il gioco. No, ma assolutamente. Io non sono convinto che Cataldi sarebbe dovuto servire di più alla causa biancoceleste. Rimane questo dubbio, io non, francamente forse non lo ritiene pronto per queste partite. Ma ah, può essere. Non è che Onazi abbia una grande esperienza internazionale, Francesco, non è che Onazi abbia assolutamente, quindi io credo ovviamente siamo, ovviamente il tutto prendete tutto con le molle, ma ovviamente cerchiamo un po' di analizzare. Io ovviamente con la lettura delle formazioni ho detto già da ieri che comunque la formazione della Lazio si sapeva un po', non ci sono state sorprese. Mi chiedevo perché non Cataldi al posto di Onazi o di Parolo. Comunque attenzione a questa azione della Lazio con Parolo che proprio la bene il pallone, attenzione al cross, la deviazione, era fuori gioco. Sì, buona comunque l'azione finalmente di Anderson. Vedete, è così che secondo me dovrebbe provare a fare la Lazio. Sì, brava la difesa del Leverkusen qui a rimanere in linea e a mettere in fuorigioco Keita. Bravo Anderson comunque a cercarlo, comunque è buona nella... queste azioni servono per sbloccarsi un attimo psicologicamente. Esce Radu intanto. Se l'ingresso di Krishna, sì, l'avevamo già detto, se l'ingresso di Krishna sboccherà, non solo psicologicamente, la partita sicuramente... È un ragazzo che nonostante la giovane età ha qualche presenza in Champions con la maglia dell'Ajax, Francesco. Sì, una palla lunga. L'intervento mi pare di Lulic, tanto c'è un giocatore del Bayer Leverkusen a terra. Kistling.
No, dicevo, Kirchner è un ragazzo di grandissimo talento, un Tanto ragazzo Maurizio bravo pure come tecnicamente. fa. Sì, Maurizio è molto duro qui. È la sua caratteristica, Sì, è un giocatore Francesco. che tecnicamente perde qualcosina, ma fa della tenacia e della forza fisica il suo punto di forza. Intanto attenzione a questo calcio piazzato che può essere sempre pericoloso. Ci sono Assolutamente. Wendel, Bellarabi e mi sembra Bender e anche Çalhanoğlu. Vabbè, diciamo che non mancano le scelte. Wendel chiama lo schema, quindi Assolutamente no. Sì, probabile. è un po' strano questo Probabile che schema. mette Vedo quella palla. pochissime persone in area di rigore, vedo due persone. Credo che sia una palla bassa, comunque la respinta della Lazio con Onazzi che non riesce a far ripartire l'azione tentativa senza di Wendel, che non impensierisce Berisha. Prova a ripartire la Lazio. Forza e coraggio, manca ancora mezz'ora. Ancora Bayer Leverkusen. Nel Ancora totale Wendel. è il controllo del match. In questo momento qui bravissimo De Vrij. Onazzi. Vedete che Onazzi non sa cosa No. fare. Inventa questo lancio lungo. Ma io a questo punto Purtroppo dovrei anche la carta la Cataldi grande per stima per Onazzi. Stefano Pioli. Cioè sarebbe folle. Non si stimare più Pioli dopo questa partita, anche se dovesse andare male, ma il dubbio comunque resterà, Francesco. Assolutamente, Si assolutamente. scalda A questo punto. Cataldi, ma ormai credo che farlo entrare adesso non so cosa possa cambiare. No, adesso non lo so perché comunque la Lazio deve riversarsi in avanti, però anche le scelte non sono tantissime, c'è Milinkovic-Savic, che è un giocatore magari di inserimento, eccetera, eccetera, però Morrison, Ravel Morrison, anche molto bravo, però C'è Morrison, ma come carte offensive sono veramente attenzione al poche. cross. Beh, non c'è. Ecco, qui torna in discussione quella cosa che abbiamo detto, Francesco. Cioè, è inutile. Alla fine, nella gestione dell'utito si torna sempre lì. Non è una questione personale, però, insomma, il discorso è più o meno sempre quello alla fine. Sì, puoi fare tutti i campionati grandi che vuoi, ma se ti vai a giocare un preliminare con mezza squadra già fuori, senza aver fatto No, praticamente beh, gli mercato, infortuni non secondo sono colpa dell'utito, ma ripeto, di Klose Georgiev in un certo senso si sapeva. me. No, ma appunto Klose ha dicevo, 37 anni, se Georgiev. conosci bene la situazione, poi sai che non vai a fare mercato se non per promesse, eccetera, eccetera, lo sai che in Champions ci No, beh, arriverai guarda, difficilmente. la mancanza di progettualità della Lazio, Francesco, lo sai cosa la metti in evidenza? La questione Mauri. Ah, La sì. questione Mauri, ma non rinnovato è che poi non so, io non so quanto possa centrare il fatto che non ci sia un nuovo processo, io non so, che poi richiamato. Questo dimostra la mancanza di progettualità ancora fuori gioco Keita. Un po' ingenuo Questa anche volta qui si vede tutta l'ingenuità. sta salendo bene però la difesa del Sì, Leverkusen. ma qui si vede tutta l'ingenuità di Comunque, Keita, di ogni un volta. passo ad un passo. Proprio è giovane. No, beh, infatti, ripeto, non, in più non è nemmeno nel suo ruolo, per quanto più gli dica di vederlo bene in quel ruolo, Keita è comunque un adattato. È una follia, ripeto, magari Keita adesso fa doppietta, no? È una follia giocarsi una Champions con un adattato di 20 anni, tra l'altro. E Intanto continua a questo piovere è falli, e l'ammonizione per Maurizio, che ci sta tutta per la partita che sta facendo Maurizio. sempre su Kiesling, duello molto molto duro. Molto molto rustico, mi sembra che abbia anche un taglio in testa, Maurizio. No, un ciuffo. Andiamo. Ma qui stacca Maurizio, però si appoggia a Kiesling, Sì. ovviamente. Impossibile non fischiare fallo. Siamo al 60esimo. Manca ancora mezz'ora. Io non so se i tifosi della serie vorrebbero che finisca per timore di un'imbarcata, vivono ancora in loro una speranza. Io sono in una via di mezzo, Francesco, lo confesso. No, Anche io perché è penso. molto difficile commentare in questo momento. Sì, assolutamente. Anche perché il Bayern sta facendo il suo gioco, ha abbassato i ritmi. Sta controllando il match, quello che avevo detto un po' all'intervallo, durante l'intervallo. Attenzione. Beh, probabilmente quel maledetto gol a fine primo tempo, con quell'errore di comunicazione Sì. tra Berisha e De Vrij, è costato davvero caro. Sì. No, più che altro Lazio è uscita psicologicamente dal match dopo la seconda riattenzione a Attenzione a Çalhanoğlu. Calhanoglu, la deviazione, la palla che finisce in calcio d'angolo. Purtroppo la Leverkusen è una squadra che tecnicamente No, beh, procede lungo. non ci sono sprazzi di Lazio, diciamo, che ti fanno pensare ad una reazione, anzi, No, per Leverkusen questo è in assoluto momento controllo.
In questo momento no. Perciò detto, se la Lazio sarebbe un lampo. Anche al ritorno nel secondo tempo del Leverkusen a fare la partita, e poi c'è stata quell'invenzione di Keita. Ma ha detto per dovere di cronaca, per mantenere vive le speranze. Ma la situazione sembra un po' diversa. No, ma io in questo momento anche io non vedo sprazzi di Lazio, non vedo niente in campo, quindi vedo solo un dominio e un monologo tedesco in questo caso. C'è una palla in aria, colpo di testa. Anche qui c'è una certa distrazione. Sì, beh, non ha individuato la porta. Beh, no, però era comunque la sua facilità di stacco troppo semplice. Non, il difensore marcava troppo distante, ora non so chi era, però vedo un Lazio che probabilmente, forse non voglio esagerare, ma non ci crede più, perché vedo veramente poco mordente in campo. Vediamo se c'è una scossa, una sorta di reazione. Quello poi basta una semplice azione pericolosa per sbloccare una partita. Quanta volta il fallo è per la Lazio. Sì. Fallo su Senad Lulic di Bellarabi, che ricordiamo è già munito, magari un episodio del genere. Anche certo questo sì, ma poi anche una palla attiva. Può esserci di tutto durante, anche perché basta un gol in questo momento all'altro. E a quel punto al Bayer Leverkusen ne basterebbe comunque uno, quindi non sarebbe sì, ovviamente finita la partita, però. No, ci serve una sorta di scossa. Tifosi del Bayer Leverkusen che cantano un po' in silenzio, tifosi della Lazio forse. Lo dico che non ci credono anche loro, ma vedono una squadra che non reagisce. Qui per fortunatamente il giocatore Bayer Leverkusen sbaglia, qui grande scatto in velocità mi sembra di Lulic, buona qui la palla per Parolo che prova a aprire sulla destra per Keita, è buono Keita, attenzione Keita contro Ta, Keita, entra in rigore Keita qui forse si allunga troppo il pallone, ma la palla finisce in calcio d'angolo. Bravo Kishna, Francesco, uno con le sue giocate, con i suoi doppi passi può spaccare una partita, sì. Può spaccare la partita. Sì, a questo calcio pensato intanto. Batte Candreva. Ecco i tifosi a Lazio che si fanno sentire, la palla in aria, respinta, la palla è fuori, non riesce a controllare Felipe Anderson. La palla finisce in fallo laterale per la Lazio, che prova a reagire al 65esimo minuto. La deviazione di Kramer, Lulic alla battuta. La completezza delle Leverkusen si vede dai due centrali di centrocampo. Bender e Kramer non sono tecnicamente eccelsi, sono bravi sì, però non sono crossi Lulic, che buono! Però sono due giocatori che regalano equilibrio alla squadra tedesca. Attenzione. Sbaglia Onazi. Attenzione. Però non c'è fallo. Probabilmente era fallo questo di Onazi, Francesco, ad essere del tutto onesti. Sì, sì, la palla è buona, lunga per Candreva, che riesce a tenerla in campo, il cross è preda di Leno. Leno è un portiere giovane, ma sicuro, bravo, affidabile. Un portiere che a me piace tantissimo. Buona azione, mi aspetto ancora un po' di più da Candreva. È un po' troppo lungo il pallone. Sì, e qui si vede la mancanza proprio di Biglia, dell'attenzione ancora a Kiesling. Un colpo di testa di Kiesling. Attenzione a Bellarabi, il tiro respinto. Beriscia, non so se l'ha battezzata fuori. Ma... A me sembrava più battuto, onestamente. Non mi sembra che ci potesse arrivare. Perché era bene, sì, è angolata bene. Cioè, infatti sì. Penso che Beriscia in quel modo abbia quasi pregato. No, sì, più o meno, credo. Un po' come tutti, attenzione al calcio d'angolo di Calhanoglu. Il calcio d'angolo, la palla in aria, stavolta è brava la difesa del Bianconcesto che riesce a liberare. Ma ancora Bayer Leverkusen però, che prova il gol che chiuderebbe definitivamente il match. Berisha per un attimo sembrava che stesse perdendo il pallone, invece è riuscito a tenerlo. Io reputo Kisling un grandissimo centravanti, anche l'azione che ha fatto prima, ripeto, è bravo a far salire la squadra, è bravo a non stare sempre al centro, insomma a giocare anche sulle fasce, è bravissimo nei colpi di testa, ad indirizzare, si fa trovare pronto quando c'è da buttarla dentro, veramente un centravanti completissimo, anche ora sta andando a pressare, il primo a portare pressi, quindi veramente è molto molto importante per una squadra avere un centravanti che fa un lavoro del genere. Anche questa palla di Beriscia e anche questa di Bassa sono tutte imprecisioni che fanno perdere il filo del gioco, il ritmo del gioco.
anche il lancio di Berisha basta, no, che fanno anche probabilmente capire che la Lazio è a corto di Denso. Sì, sì. Ripeto, due gol forse a Francesco sono arrivati nei momenti peggiori, che è la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Sì, sì, sicuramente non hanno aiutato. Il problema è che ci si aspettava una reazione della Lazio, almeno questo, e per il momento siamo ormai al 67esimo, quindi quasi a metà del secondo tempo, non è arrivata questa reazione. Il tempo c'è, io penso che ci sia ancora tanta speranza, vediamo come si mette la partita. Io penso che fra poco Pioli debba giocarsi la carta Milinkovic-Savic. Io credo si giocherà la carta Murillo. Sì, anche, ma io penso che Onazi sarà il prossimo a lasciare il campo. No, beh, Onazi che ha fatto una buonissima partita all'andata, oggi è praticamente nullo, ma non so quanto per colpe sue quanto per inadeguatezza al ruolo, Francesco. Sì, sì, no, ma assolutamente, poi penso che gli siano stati affidati compiti che non siano suoi, semplicemente questo. Poi è un giocatore comunque giovane, non è un giocatore navigato, esperto. Queste partite sono le partite di Klose, sono le partite di mamma mia, Kessling. E attenzione, qui non c'è fallo, mi sembra, non c'è fallo. E Maurizio è già ammonito. Ha ammonito Maurizio, e qui credo Francesco che sia la tegola definitiva. Purtroppo la Lazio probabilmente questa partita l'ha persa negli episodi. Perché il primo guarda, io non sono uno polemico, ma questa storia degli episodi l'accetto in parte, insomma. Cioè, chiaramente è ovvio che gli episodi ti puniscono, ma questa squadra sta mettendo in evidenza tutti i suoi limiti, che solo un folle potrebbe non notare, e che forse anche in parte, posso dirlo, la vittoria dell'andata aveva coperto, diciamo così, ma sì, perché comunque è andata il forse comunque non è evidentissimo questo fallo, però la munizione ci potrebbe essere tutta. Ovviamente Maurizio, sapendo di essere ammonito, va a evitare questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Ma anche l'andata si era vista un Lazio comunque in gravissima difficoltà. Cioè, un Leverkusen che è molto molto bravo ad attaccare, quello che fa meglio. Sì, sicuramente i limiti si sono visti. I limiti soprattutto probabilmente di mancanza di alternative vere e proprie. Però io credo che il Leverkusen in questo momento sia superiore alla Lazio come gioco, come tutto. Purtroppo c'è stato un sorteggio difficilissimo, ma sarebbe stato così anche con il Manchester United. Si sapeva che era una di testa di serie. Lo so, però purtroppo vabbè, io non voglio apparire come quello che adesso fa tanta polemica, ma ripeto, chi segue Radio Sport 24 sa quello che penso di Claudio Lotito. Non è una cosa che non devo ripetere, cose che ho già detto troppe volte. No, assolutamente. Tanto esce Felipe Anderson, entra Gentiletti. Praticamente nullo Felipe Anderson. No, assolutamente, insufficiente, assolutamente. Non si è mai visto. A questo punto, ovviamente, è una parabola discendente. C'è stato un mese in cui Felipe Anderson praticamente vinceva le partite da solo. Sì, assolutamente. È un po' in calo dalla passata stagione. Sì, però c'è la speranza di recuperarlo, di trovare quel Felipe. Non vorrei che le voci di mercato abbiano messo un po' di pressione sul giocatore. Si è parlato di Manchester United. Adesso ovviamente con la Lazio che esce dalla Champions, credo, non vorrei fare il cielo al malagurio, che torna in discussione anche la questione Biglia, perché non so se senza Champions Biglia rimarrà. Torneranno un po' tutte questioni che questo preliminare aveva un po' messo in secondo piano. Ora in questi sì, sei la giorni fortuna, tra virgolette, della Lazio è che il mercato è quasi finito. Ora vedremo se Biglia rimarrà o meno. Io non lo so se rimarrà o meno, ho dei seri dubbi io. Quindi no, io so. se oggi dovesse andare a meno di un clamoroso intanto l'arbitro, qui però sarei veramente esagerando. Ha munito anche Parolo qui forse. Sì. Sa un attimo, si sta dando adesso i cartellini che hanno andato tutta la partita per un attimo la battuta, sta forse sparando sulla Croce Rossa, che in questo momento era la veramente Parolo, cerca solo di posizionarsi. No, assolutamente, questa non era ammonizione. No, più che altro io penso che la perdita di Biglia sia gravissima per la Lazio, sarebbe gravissima.
come ampiamente dimostrato no, questa sera. Vedi, adesso posso dire una cosa che non ho detto in questi giorni. Io quando ho visto Biglia cadere a terra ho detto questo è un brutto presagio, perché comunque si è infortunato in una maniera, tra l'altro anche stranissima, non so se hai avuto modo di vederlo, un semplice cambio di direzione, che francamente non c'è stato nessuno scontro, attenzione a questa azione dell'Leverkusen che ora potrebbe addirittura rilagare, palla in calcio d'angolo, azione di Bellarabi. E quindi lì io ho un po' pensato a un cattivo presagio, perché comunque sapevo che non c'è il vero sostituto di Rosario Biglia, anche se ripetiamo Cataldi, sì, ma probabilmente non è un vero e proprio regista, non ha le caratteristiche di Biglia, e sapevo che lì ho detto Biglia è troppo importante, qui si fa davvero difficile, più le ha provato a rimediare cambiando modulo, è andato bene con Napoli, è andato bene in un certo senso anche con la Juve, ma Leverkusen senza fare per il Napoli non è il Napoli, molto non è il Napoli di Benitez, è totalmente un'altra squadra, l'ha dimostrato. No, no, ma assolutamente, una squadra che è completissima, una c'è squadra attenzione, è una squadra completa, è una squadra che è letale nei suoi singoli, come peraltro, attenzione a questa palla, attenzione, un po'... Attenzione che Leverkusen c'è da un po' di speranza con questi due. Sì, infatti... è riaccesa la fiammella grazie alla difesa dell'Leverkusen. No, tra l'altro io noto che siamo al 73esimo e siamo ancora 2-0, quindi... È vero, sotto di un uomo la speranza diventa sempre più piccola, però finché rimane 2-0... Francesco sarebbe un'impresa che credo io non vorrei nemmeno immaginare, perché... Attenzione, in velocità, qui è bravo De Vrij. Stasera perisce. De Vrij si sta leggermente riscattando all'errore del primo tempo. Certo è l'errore del primo tempo, attenzione purtroppo, a questa palla. Troppo ai punti, Francesco. Sì, sì, no, 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 assolutamente. No, no, assolutamente, infatti... E poi ripeto, questa... errore De Vrij in parte. Cioè, lì, io francamente ho detto, pensavo tra me e me, beh, adesso Berisha esce. Sì, sì, bisogna vedere se si è chiamato o meno. Io non... Mentre De Vrij non sembra che sbagli tantissimo. Beh, De Vrij non mi sembra... uno diciamo in che fa questi errori, quindi. No, infatti a voi non mi sembra un difensore ingenuo, penso attenzione. Qui bravissimo, queste sono le palle più pericolose per un difensore da Timpe, ma anche qui non puoi affrontare in velocità, attenzione, un altro giallo credo sia Lulic. Sì, ma Lulic tanto perde anche uno scarpino per quattro delle Leverkusen. Probabilmente tra virgolette con l'1-0 ci si poteva proteggere e cercare di andare ai rigori, la butto lì anche un po' in maniera ironica, però probabilmente sarebbe stato anche così. Sì, assolutamente, questa sera quello che è mancato alla Lazio è proprio un po' tutto, allo spirito. Oggi praticamente la Lazio sta giocando. A parte, ripeto, la prima occasione, qualche buon movimento di Chietà nel primo tempo, ma sì, oggi non ho fatto vedere nulla. No, infatti, assolutamente. Francamente, mi ripeto, la giustificazione, intanto c'è un cambio. Attenzione a questo ragazzo che è molto molto bravo, Brandt. È dentro Brandt. Sì, molto molto bravo questo ragazzo, sia tecnicamente anche veloce, è un giocatore completo, giovanissimo. Esce McMady che non si è visto tantissimo, però ha segnato il gol del 2-0. Eh sì. Ovviamente Francesco riprendersi da questa botta, non dico sarà difficile, comunque la Lazio ha subito domenica la possibilità di rifarsi quel che è, noi praticamente siamo già ai titoli finali, perché non vediamo possibilità di rinascita, insomma, anche se basta poco, però io francamente... Credo che se dovessi fare una percentuale darei un 1% di gol della Lazio, perché veramente oltre all'uomo in meno non si è vista nessuna reazione. No, no, no. A parte l'azione di Gisch. Mi sembra un Bayern proprio tranquillo, sciolto. E dice, guarda, anche qui Kisling recupera una palla troppo facilmente a bassa. Era guarda, io forse lo titolo prenderei, tanto non lo prendo, siamo tranquilli, posso pure dirlo. Però sì, un giocatore a me ha detto, ripeto, piace tantissimo. Un giocatore che piace veramente tantissimo, attenzione. Dopo qui basta De Vrij, si complicano un po' la vita. Sì, attenzione a Çalhanoğlu. Bravo, basta. Sì, bravissimo, basta. Bravo tecnicamente Çalhanoğlu.
Krishna, che qui prova un colpo di tacco, per favore, va. Colpo di tacco con 10 al 76esimo, no, con la Champions a giocare. Stavo pensando la stessa identica cosa. Stavo pensando, attenzione di là, che c'è Kisling che ha la prateria. No, Bellarabi... Bellarabi scivola. Però resiste, bravo qui Bellarabi. Serve il Kramer, guadagna credo un calcio d'angolo il Leverkusen, sì. Vedi Francesco, questo è un emblema di quello che sta succedendo. Leverkusen in nettissima difficoltà è riuscito a guadagnare un calcio d'angolo. Sì, sì, no, ma la Lazio non riesce proprio a ripartire. Non so se ci hai fatto caso, ma quanti minuti è che la Lazio non supera la linea di metà campo? Un bel po', un bel po'. Questi sono tutti... Ma ripeto, anche nel secondo, quando nel secondo tempo l'andata, a momenti c'era stata questa situazione, ma la Lazio dava l'idea in contropiede di colpire, invece che Keita, sì, prima di segnare, ha avuto due occasioni. Noi siamo augurati che sì, la situazione potesse solo migliorare. Non abbiamo quelle sensazioni, attenzione a Brandt. Bravo Berisha, oddio, bravo. La palla gli è finita in bocca. Ripeto, anche nel secondo tempo all'Olimpico, ripeto, io non vorrei, ma ho la sensazione che quel risultato, non dico che abbia illuso, perché sarebbe, però abbia fatto, in un certo senso, sottovalutare... Esatto. Anche sì, se più in conferenza l'avrà ripetuto una decina di volte, non abbiamo fatto nulla, non è successo nulla, è ancora tutto in gioco. Però la sensazione che è un po' si sia leggermente sottovalutato il Leverkusen, e poi i tedeschi in questi giorni hanno fatto quello che fanno sempre i tedeschi quando incontrano noi, cioè hanno cominciato a cantarsene, a suonarsene, però per il momento ci hanno avuto ragione stavolta. Sì, sì, sì. Secondo me loro sono così casati per quello, perché comunque stanno eliminando una squadra italiana, per loro un evento non succede praticamente mai. E quindi credo, per i tedeschi battere un italiano è sempre un evento. No, no, assolutamente, sono d'accordo, ma ti lancio questa piccola provocazione. Forse la Lazio è stata un po' presuntuosa nell'atteggiamento della partita. Non era partita... No, sì, sì, no, intendevo, non mi veniva il termine, intendevo proprio dire che probabilmente con 1-0 ha reso la Lazio un po' presuntuosa, io non so, non mi è mai sembrata una caratteristica della squadra di Pioli. No, no, sinceramente, so. Però no, l'idea è stata un po' quella, insomma, esatto, sì. Nel primo tempo la Lazio, secondo me, sai che nel primo tempo la Lazio, se ci avesse un po' più creduto, il golletto poteva farlo. Sono state quelle due occasioni con Keita interessanti, invece sembravano avessero un po' il braccino corto. Esatto, sì, mi è venuta in mente la stessa identica similitudine, il braccino corto del tennista. Non lo so, io sono curioso di sentire poi Pioli a fine partita, anche se non è che ci sia molto da dire. Ripeto, guarda, se dovevi farti la classifica di perché la Lazio esce, il primo posto ovviamente ci sarebbe il mercato. Al secondo sono le assenze che sono strettamente ovviamente collegate al mercato, perché gli infortuni fanno parte del gioco e tu lo devi sapere. Uno c'è un giocatore come Klose, uno come Giorgic. Quindi la terza è probabilmente la scelta di Dionazzi invece che Cataldi, ma quello secondo me può aver inciso tendenzialmente. Cioè non credo che Cataldi avrebbe preso a 20 anni, ma la squadra alla Bagli Arena l'avrebbe fatto tanto di cappello. Oddio, al San Paolo l'ha fatto, però non so se stasera io ripeto, credo nella procura di Pioli. Credo che se Pioli abbia messo Nazzi vuol dire abbia avuto i suoi buoni motivi, insomma. No, Cataldi, cioè, avrà i suoi motivi, credo, tanto è uscito Calhanoglu. Questo ragazzo è un fenomeno, un giocatore straordinario. È entrato Cruz. L'ha sbloccato. È entrato Cruz. Tu più li prova a caricare i suoi, non so quanto ci creda. Non tra 10 minuti. Sarebbe veramente un peccato, perché la Lazio ormai in Champions da 8 anni, non so quando i biancocelesti potrà ricapitare una simile occasione. Lo so. Purtroppo si sta mettendo così la partita, c'è ancora tempo, io sono ancora speranzoso. Nel calcio non si sa mai. No, beh, certo. Attenzione al cross, la deviazione della difesa della Lazio, che però vedi Francesco qui non riesce avere quella rapidità per ripartire. Anche che loro sono continuano ad essere aggressivi. C'è un calcio di punizione adesso, ma rimangono là, vedi, anche nel calcio di punizione rimangono alti a pressare. Sì, sì, no, loro rimangono aggressivi, io questo noto, rimangono veramente molto molto aggressivi. Questa era questa occasione, però con Kishna sulla destra, però bravo, la cosa che mi farebbe sorridere, dai Papadopoulos, che all'andata avevano commesso errori, oggi non hanno sbagliato nulla. No, infatti, attenzione, bravo qua. Qui Candreva esagera, qui però Candreva esagera. Sì, no, ma la Lazio ora deve giocare semplice, non può tentare questi numeri da... Ma io non so, io a questo punto tanto vale cercare l'arrembaggio folle, senza schifo. Sì, mancano 9 minuti. Forse è un po' troppo tardi, ce l'ho in meno.
ormai credo che, vedi, anche queste palle alte, Kitao, adesso, a parte che praticamente è stato praticamente sempre fuori gioco, ma queste palle così alte non sono le palle per Kitao. Intanto esce Onazi ed entra, non so se Milinkovic o Morrison. Morrison, il debutto ufficiale di Ravel Morrison con la maglia da Lazio, certo, se andrebbero così le cose non sarà un debutto a ricordare, ma no, un giocatore molto interessante. No, questo qui è bravissimo. Che però di testa, c'è poco. C'è da lavorare in quel senso. No, no, più che altro io... più che altro ho notato una cosa molto interessante. Il Leverkusen nel primo tempo ha lasciato la profondità a Keita, che infatti è stato il più pericoloso della Lazio. Nel secondo tempo è stato messo sempre... No, ma infatti è quello che dicevo. Secondo me la Lazio se nel primo tempo ci credeva poteva colpire. Io sì, con questa opinione. Anche perché il Leverkusen mi sembra che abbia acquisito sicurezza col passare del tempo. È ancora chi sei. Sì, cioè, chi sei? Veramente io non so quante ne abbia preso di testa. E tante, tanti, sì, quasi tutte quelle... Impressionante comunque, impressionante. Ovviamente... Al di là della delusione, onore e merito per quello che possa valere agli avversari che hanno dimostrato di essere superiori. Certo, rimane il dubbio con biglie chiuse che partita sarebbe stata. Sì, quello purtroppo sarà un gran rimpianto, però in questo momento non lo si può sapere. Torniamo sempre che sarebbe anche andata peggio, cioè, nessuno può dire... No, però non credo, però... No, infatti, però finché non hai la prova contraria, no, ma più che altro si ritorna sempre al solito discorso del mercato. Perché... Sì, no, beh, certo, quello ormai l'affronteremo sino alla nausea. Anche Pioli, dopo che una partita si è messa così, le carte in panchina sono sì, Ravel Morrison, bravissimo, per carità, no, ma è un giovane. È un giovane, Ravel Morrison. Lo stesso. Francesco non c'è nessun altro. Deve mettere. Appunto, dico, quindi non è, attenzione, questa è una bella, cioè, Mauri non è arrivato, cioè non era schierabile perché non è arrivato nel momento, no, perciò dico, tendenzialmente Pioli in questo caso non ha colpe, non può leggere neanche una partita perché se li si vuole trovare è quella Onazi per Cataldi, ma ripeto, sì, se l'ha fatto avrà avuto sì, quella è l'unica, perché non hai altre soluzioni offensive, cioè oltre Kishna, attenzione, no, a questo stacco. Oltre Kishna, beh, probabilmente Kishna, perché come ha giocato sabato ci poteva stare all'inizio, ma la domanda a quel punto è chi togli. Appunto, se infatti, togli Felipe Anderson crei un caso, se togli Andreva crei un caso, se togli Keita, Dio se ne scampi e liberi, cosa potrebbe succedere? E quindi a quel punto credo che ha schierato l'attacco tendenzialmente che in quel momento con lo titolare. Sì, no, ma io ripeto, francamente al posto di più me ne sarei fregato di cosa sarebbe dovuto succedere mettendo che te in panchina, ma... ovviamente, lo so. Le sue, che poi a volte c'ho sempre il pensiero che la formazione a Formello bisogna telefonare a qualcuno che sta più in su per chiedere se va bene. Io rimango pure di queste idee a volte, che le formazioni si facciano a Villa San Sebastiano invece che a Formello. A volte ho questa sensazione perché vedo schierare i segatori. A volte sappiamo che Lotito è un grande estimatore di Keita, insomma è stato colui che Keita, non ce lo vogliamo nascondere, si è sfogato durante la Supercoppa, uno sfogo secondo me da bambinetto viziato, perché insomma non credo che Keita in quei 10 minuti avrebbe potuto far vincere la Supercoppa alla Lazio, anche perché la Juve vinceva 2-0. È stato Lotito a consolarlo, a convincerlo, e poi Keita meritoriamente ha fatto quel gol, ma quel caso ha in un certo senso, secondo me, condizionato anche Stefano Pioli, che sì, in un momento si è trovato ad avere un giocatore che, ripeto, quando è entrato il martedì scorso era più sulla porta di Formello che altro. Intanto c'è una munizione per Gilbert. Attenzione a questo calcio piazzato. Sì, ormai manca davvero poco. Io farei salire tutti in questo caso. Sì, beh, sì, io farei serie anche Beriscio. Sì, sì, ma tanto ormai la partita, a che minuto siamo? 86, mi pare. Quindi? Attenzione a questo calcio di punizione. Allora, battuta Riccardino Kishna. La palla era buona, ma libera la difesa delle Bercuse, la palla, vediamo se finisce in angolo, sì. Vedi, Francesco, Kishna è molto bravo nel battere i calci di punizione e i calci d'angolo. Sì, ribatte benissimo.
batte molto tesi, mi piace molto il suo modo di batterli. Quindi questo è un aspetto che la Lazio adesso potrebbe sfruttare. Attenzione, attenzione a questo rinvio. Deviata che rimane in area, ma riesce a salvarsi la difesa del Leverkusen. Ancora Lazio, che riparte dalla difesa con Gentiletti. Ma Berisha qua, intanto rischia. questa non la capisco. Stai perdendo, butta la palla avanti, non perdere tempo così, anche perché rischi di non solo di non rilanciare, ma di fare proprio la frittata completa. Manca un po' di lucidità nella Lazio. Sì, assolutamente, ma come Anche qui Lulic si dimentica quasi del pallone. Anche vedo un Lulic in difficoltà fisiche notevoli, anche se qui dà una bella palla a Rave. Attenzione. Ha aspettato troppo. pure Francesco, perché mi video, fai tu con la cronaca, un attimo dei problemi video, vai pure Francesco. Sì. Qui grandissima palla di Ravel Morrison per Keita che si libera al limite, ma è bravissimo ta a chiudere. Forse qui lo spagnolo avrebbe dovuto tirare prima. Intanto qui c'è un rilancio lungo della Lazio, recupera palla il Leverkusen. E Kiesling di testa serve Brandt che va da solo verso la porta. Brandt, passaggio per 3-0 Berardi all'Everkusen. e il 3-0 3-0 dell'Everkusen. all'Everkusen. Però assolutamente una bella Altruista, partita. altruista Brandt qua. Ma tutto nasce da un lancio lungo e da una grandissima spizzata di Kiesling. Mi viene da sorridere perché le ha prese veramente tutte. Straordinario. No, beh, sicuramente no, vabbè, ricordiamo, ovviamente cerchiamo di drammatizzare, stiamo sempre parlando di calcio, però la delusione è veramente, veramente, veramente tanta. 3-0 credo sia anche un po' un risultato esagerato, non ci sia tutta questa differenza tra Leverkusen e Lazio. È andata così, intanto la tizia è regolarissima. Ovviamente la Lazio la titola avanti. È un gol che conta, ma relativamente. La Lazio la titola avanti a cercare il gol qualificazione. È come succede tante volte in queste partite, da dentro o fuori, quando ancora si spinge in avanti per cercare il gol qualificazione, poi subisce il gol che gli taglia le gambe. È una delusione, che è un'eliminazione che lascia l'amaro in bocca, ovviamente è una mazzata anche per il ranking italiano, che l'Italia si ritroverà di nuovo ad avere due squadre in Champions. Dopo il Napoli l'anno scorso, uscita contro il Bilbao, questa non c'è la Lazio contro l'Everkusen. È un peccato, è un peccato. Diciamo che mancano le parole questo. Sì, no, è un peccato perché ancora una volta, ancora un errore, ancora un. È un No, peccato vabbè, perché. ma guarda, questo gol conta relativamente. Sì, no, 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 però è comunque in generale è un peccato per il calcio italiano. Adesso la Lazio andrà in Europa League. Speriamo. Ripeto, io non so adesso, ripeto, più che l'Europa League, io voglio sapere adesso, questi 5 giorni, cosa succederà, cosa quel personaggio che non ha fatto quello che doveva fare farà. Sì, Vedremo. anche perché bisogna vedere come Poi avverrà io. questa eliminazione. Sono un po' curioso Sì, anch'io, onestamente. vabbè. Guarda, no, guarda, tranquillo, sarà zitto per 4-5 giorni. Lo posso dire con tranquillità, non parlerà. Se cosa è passata, si sarebbe presentato i microfoni come l'eroe, il protagonista principale. Se non passa, lui sarà zitto, lascerà anche al povero Stefano Pioli, che anche sotto certo punto di vista fa anche un po' pena, dal punto di vista ovviamente umano. Sì, infatti anche qui il suo Le sguardo. spiegazioni di questa partita, poi intanto i minuti di recupero sono forse stati minuti di recupero. È appena scoccato il 91esimo. Credo che a questo punto Pioli abbia un compito molto, molto difficile, che è quello di rimettere assieme i coach, di cercare Sì, comunque di anche fare perché una domenica c'è una stagione. partita importante. Comunque No, una beh, io partita di credo, guarda, campionato. l'ho detto prima quando il risultato era ancora in bilico. Secondo me la Lazio ha la rosa per fare una buona Europa League, a questo punto la Lazio dovrebbe puntarci. È vero Sì, che il rammarico è assolutamente. tantissimo, e tanti, anzi, da questo punto di vista forse Europa League è più pesante Sì, della perché giochi il Champions. giovedì, devi recuperare subito. Sono più partite. Perché comunque giochi lì 32esimi, i 16esimi, scusami. No, No, beh, ma più più pesante che come trasferte, altro. Sì, Francesco, sì, sono sì, sì. trasferte un po' No, più pesanti. che altro ho notato con, tra virgolette, dispiacere che
La Lazio non andrà in Champions League, ma ci andrà una squadra come l'Astana, che sta pareggiando in casa No, con vabbè, la Roma. su quello mi censuro, perché in questo momento con la delusione dell'Arabia potrei dire che cose di cui è meglio che non dica, ma fa veramente un po' ridere questa cosa. Guardano squadre come la Sana, attenzione al tiro, parato la Liscia, come la Sana, come il Maccabi Tel Aviv, come Sì, sono tutte squadre che probabilmente avranno vita brevissime, brevissima, perché sono squadre il senza. Manchester United sta asfaltando il club blu in casa, vincono 4-0. Sì, La tripletta di squadra che Wembley. faranno, guarda che faranno Francesco il materasso del loro girone. Ma non c'è proprio, non lo so, sono regole sbagliate Comunque probabilmente. vorrei, non so perché qualcuno forse non frega niente di quello che sto per dire, ma vorrei applaudire per quello che conta i due tifosi laziali che stanno effettuando una sciarpata in questo momento di Sì, dimostrazione che assolutamente. forse questa gente meritava qualcos'altro. Francesco, non mi riferisco ai giocatori, mi riferisco a qualcun altro. Sicuramente a loro va fatto il plauso, che si sono supportati questa trasferta non certo leggera, magari sostenere la squadra, tornano a casa delusi, ma secondo me tornano a casa con la sensazione che queste partite vale la pena di giocarle, direi. No, assolutamente, assolutamente, allora il applauso e diciamo l'onore dei vinti. Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più dalla Lazio, ma in generale proprio dalla prestazione della Lazio in generale si può No, stare a beh, no, no, parlare. sì, no, fine partita, attenzione alla palla in aria, proprio che può contare. La respinta e la prestazione della Lazio, ripeto, io nel primo tempo ho avuto la sensazione che la Lazio, se spingesse un po' di più, potesse trovare il gol. Ho Assolutamente. avuto quell'occasione, ovviamente adesso qualcuno può contare, io non so, magari il Tito si presenterà per parlare del gol annullato. Vediamo cosa farà il presidente del Tito. Si appiglierà a quello, magari, ovviamente. Dirà che è colpa di quello, dirà che gli arbitraggi a livello internazionale sono scandalosi. Intanto finisce Bayer Leverkusen alla fase di gironi di Champions League. La Lazio scende, diciamo, in Europa League. È un 3-0, risultato forse esagerato, però questo è il verdetto della Bayer Arena. Questo è il verdetto dei preliminari di Champions League. Si sapeva, Francesco, che sarebbe stata difficile per la Lazio. Si sapeva prima dei sorteggi, si sapeva dopo il sorteggio. Quell'1-0 forse aveva un po' illuso, ma è andata con un Bayer Leverkusen che vince abbastanza nettamente, che tendenzialmente oggi praticamente non è mai stata messa in difficoltà, a parte qualche piccola possibilità nel primo. No, assolutamente. È stata una Lazio, forse da tutti i primi 5 minuti in cui mi sembrava molto molto aggressiva, forse 10 minuti diciamo anche, in cui Keita ha avuto Sì, quella beh, c'è palla stata lunga. quell'occasione all'inizio. Sì, e poi è stata una Lazio che non è stata mai in partita, male in tutto, come squadra, nei singoli. No, proprio nel primo tempo forse era Sì, comunque in partita la Lazio, ma secondo però. tempo credo che non ci sia mai stata la Era Lazio. in partita, ma noi comunque chiedevamo di più, cioè ci aspettavamo comunque una Lazio un po' più propositiva. Però nel secondo tempo è completamente scomparsa dal campo, è sparita. Probabilmente le intenzioni erano anche buone, per carità, però non credo che la Lazio sia stata veramente mai pericolosa nel vero senso della parola questa sera. Un po' di delusione, perché secondo me si poteva fare molto di più, considerando che la difesa del Bayern non era Sì, no, si questa poteva cosa. fare molto di più, ma ripeto, probabilmente il gol ad inizio secondo tempo ha Sì, tagliato un po' quello è le stato quello gambe. che ha tagliato definitivamente le gambe alla Lazio. E nulla da dire, Poi ovviamente diciamo. l'espulsione da Morisse Sì, è vabbè, stata quella è stata proprio la ciliegina, tra virgolette, sulla torta negativa, ma meritata, diciamo, meritata come eliminazione nel doppio confronto, perché comunque anche in casa la Lazio sì, aveva vinto, però comunque il Leverkusen aveva avuto parecchie palle di gol. Questo ci fa capire una cosa, se mi fai un attimo una piccola riflessione in generale sul calcio italiano, che sì, siamo in ripresa, anche l'anno scorso il Napoli arrivò a giocarsi i playoff di Champions League, ma siamo ancora lontani da quello che era il calcio italiano, da un tempo dominava anche in Europa, perché pure l'anno scorso No, il Napoli si beh, fece eliminare dal guarda, Bilbao. dico che secondo me, diciamo, secondo me non la finale della Juventus in Champions non deve. Secondo me il calcio italiano è tutt'altro che il. No, assolutamente, anche perché lo abbiamo visto, ci manca ancora parecchio, ci manca ancora Intanto, parecchio. scusami, Francesco, cerchiamo di sentire le parole di Antonio Sì. Candreva.
10, mancava solamente una palla per crederci, e purtroppo è andata così, ora bisogna ripartire a testa alta. Ecco, da cosa si può ripartire per questa stagione? Comunque la Lazio arriva ieri, l'hai detto anche in conferenza stampa, da una bellissima seconda parte di stagione. Ecco, da cosa si riparte? Oh? Si riparte dalla partita dell'andata, si riparte dalla partita contro il Bologna, e si riparte anche da questa partita per non commettere degli errori, perché il campo internazionale in queste partite di Champions League è tutto. Ciò che sto pianto, magari anche per gli assenti, Biglia, Clonze, anche Marchetti, perché comunque non ci fosse un punto di riferimento che ci fossero stati loro. Questo non lo sappiamo, però sono dei punti di riferimento, dei giocatori con esperienza, dei giocatori importanti per questa squadra, e niente, è andata così, ora dobbiamo ripartire. Grazie, prego. Assolutamente, Francesco, parola da capitano. Sì, assolutamente, parole da capitano vero. E purtroppo è andata così, in questo momento mancano anche le parole, perché c'è solo un po' di amarezza. No, beh, se mancano a te, pensa come sono io. C'è un po' di amarezza in generale, cioè è anche difficile giudicare obiettivamente una prestazione così della Lazio, perché siamo stati abituati a vedere quasi sempre una bella Lazio giocarsela. Io mi riferisco soprattutto alla passata stagione, la Lazio era un piacere guardarla, godibilissima come squadra, giocava un calcio molto aperto, molto pulito, e mi piaceva tantissimo. Quest'oggi della Lazio dell'anno passato si è visto poco nulla, e quindi sinceramente non si può che non giudicare negativamente una prestazione del genere. Altro non si può dire. Leverkusen ha dimostrato di essere una squadra molto molto forte, e questi sono i risultati, diciamo. Beh, certo, Francesco, per quello che può valere in questo momento, ti chiederei quali sono stati secondo te i migliori e i peggiori del match. Allora, sicuramente a me è piaciuto tantissimo Çalhanoğlu, e vabbè, io ormai penso che lo abbiano capito anche i nostri radioascoltatori, sono un suo grande estimatore. E mi è piaciuto Kitzling, perché è stato bravissimo nel lavorare per la squadra. E mi è piaciuta anche la linea difensiva, ripeto, Wendel, Hilbert è un giocatore di esperienza, lo conosciamo tutti, quindi è un giocatore di sicuro non fortissimo tecnicamente, che non spinge tantissimo, anzi è un giocatore di sicuro affidamento, lo stato sicuro. Bravi anche Ta e Papadopoulos, quindi diciamo promossi Çalhanoğlu, Kisling e tutta la linea difensiva, direi, del Bayer Leverkusen, anche se non hanno dovuto lavorare tantissimo. Della Lazio io faccio un po' di difficoltà, sicuramente bocciata la linea difensiva, sicuro al 100%, perché ma siamo a rischio questo dipingere. Francesco, De Vrij ha commesso sull'errore, però quell'errore. Sì, esatto, è quell'errore troppo grave. Da un giocatore forte come De Vrij non ce lo si aspetta. È quello, diciamo, la cosa più grave. Anche faccio fatica a trovare un migliore in campo, forse lo stesso Keita, che nel primo tempo è quello che si è visto di più e si è mosso meglio. Sì, altro il peggiore, non... secondo me, per quanto sinceramente un po' mi dispiace anche dirlo, è Felipe Anderson. Sì, assolutamente, un fantasma, non si è visto quasi mai, se non in due o tre azioni, ma negativamente parlando, perché ha perso delle palle molto molto importanti al limite dell'area, quindi assolutamente rimandato, e ci si aspetta molto molto di più da un giocatore come lui. Ovviamente la delusione è tanta, ma mi ha detto Antonio che andremo a correre a ripartire, perché comunque la stagione della Lazio va avanti, ci sarà la partita di domenica contro il Chievo Verona, che può valere la testa della classifica. Sì, no. La seconda giornata c'è un'Europa League da onorare, da giocare, ripeto, per me la Lazio può farla alla grande. Ripeto, l'unico dubbio sono questi sui giorni del mercato, perché temo che qualcosa in uscita possa succedere. Non credo Felipe Anderson, non credo che Andrea, ma io vorrei, ci sono due situazioni come Biglia e Keita che secondo me vanno viste, questo qualcosa, però ovviamente qualcosa anche in entrata, perché è chiaro che questa squadra manchi qualcosa, ma anche non tantissimo, secondo me questa squadra mancava oggi, secondo me, con un terzino sinistro e un attaccante per farti vedere un ricordo tra Mulinassi e un Gignac, la Lazio e probabilmente l'avrebbe già chiusa anche all'andata. Queste sono le mie opinioni, io mi chiamo Giampiero Faria, non Claudio Tito. Oggi hai giocato con Keita a prima punta, con un modulo che non so quante volte avete giocato a Lazio, probabilmente anche
questo si può dittare a Stefano Pioli, perché l'avrei usato molto con quello di Attisi. No, ma io credo che... Questo di poi è difficile dire colpevole Zale. Io credo che Stefano Pioli vada solo applaudito perché non ha fatto un miracolo. Sì, no, assolutamente. E ovviamente non è che è inattaccabile per quello che ha fatto, anche lui commette questi errori, mette oggi qualcuno l'ha commesso, ma come si dice a Roma, credo in tutta l'Italia il pesce più sale a testa. Sì, no, in minima parte io credo che sia stato fatto il massimo. Stasera non c'è molto da dire su questa Lazio, c'è solo magari un mercato sbagliato, ma ne abbiamo ampiamente parlato. La coperta corta è un Leverkusen in questo momento superiore. Altro assolutamente, ovviamente meriti al Leverkusen. Sì, assolutamente. No, mi permetto una battuta, se sì. Sì. Tutta l'italiana, e per loro da vento. È giusto la volontà, vabbè, è giusto anche così. Ogni tanto no, anche gli altri. Ovviamente sì, no. Ci rivediamo ai mondiali, non so, è nazionale. In semifinale magari, no, adesso di là della Veneronica, perché come vi ho detto parliamo di calcio, ovviamente c'è qualcosa di, ci sono cose più gravi al mondo, ovviamente la delusione è tanta perché la partita di andata aveva fatto un po' credere che alla se ce la potesse fare, ma ripeto, io quando ho visto Biglia girarsi sabato ho capito che era un cattivo presagio. Sì, la Lazio ha perso l'uomo più importante, l'uomo che dettava i tempi, che faceva girare una squadra, quindi anche io sapevo che l'assenza di Bia sarebbe pesata e non poco. Le soluzioni interne c'era solo Cataldi, ne abbiamo ampiamente parlato. No, vabbè, sì, ma ripeto, stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, che poi magari ti faceva anche la porta alla vita, ma non so perché sarebbe cambiato. No, una Lazio così dove veramente non ha girato nulla e nessuno. Anche Cataldi in serata di grazia con la partita della vita non sarebbe sembrato quasi impossibile. Stasera è andata così, non... c'è solo da fare. No, beh, ripeto, la delusione c'è, ma piangersi addosso. No, assolutamente. C'è una stagione intera davanti, è inutile piangersi addosso. Intanto passano Manchester United, CSKA Mosca, batte Borisov e Astana. Le ultime due saranno le due favorite per la Champions. Batte, giocatevele alla SNAI perché asfalteranno tutti quanti. Guardate, io vi consiglio di giocarvi 100 euro sul Batebori, no? Perché veramente non ce la faccio più. Ma vabbè, adesso al di là delle battute, veramente questa formula non lo dico perché è uscita la Lazio, ovviamente, ma questa formula lascia un po' di dubbi, perché comunque Batebori e Astana che potranno fare in Champions? Mettiamo che gli capiti un girone che è capitato l'anno scorso alla Roma, Manchester City, Bayern Monaco, che fanno? Nulla, arrivano quarte senza onore, penso. Un gol lo fanno, cioè la domanda è questa. Forse col City potrebbero farlo, Bayern Monaco non credo neanche se si fanno un autogol. Oggi abbiamo visto che i tedeschi in casa sono forti, al di là del loro che se la tiravano un po' troppo. Sì. Più forti era ovviamente, ma quello è l'atteggiamento tedesco. Sì, ovviamente ragione. Intanto rivediamo questa, la regia si sta notando questa occasione clamorosa. Questo tiro di parola fa venire veramente i nervi solo a vederlo, perché comunque fa capire che nel primo tempo la Lazio, diciamo che in campo comunque c'era. Nel secondo tempo non c'era proprio. Io penso che sia stato tutto causa di quel gol all'inizio secondo tempo, ha tagliato un po' le gambe e tutte le buone intenzioni probabilmente. Beh sì, diciamo che ormai Francesco c'è poco da dire, Bayer Leverkusen ha battuto 3-0 la Lazio, cioè di noi c'è più League, Diego Celesti in Europa League. Io ringrazio Francesco Ricciardi per il prezioso contributo. No, io ti ringrazio te e saluto tutti i nostri radioascoltatori. Una buona nottata e un buon proseguimento. Vi diamo ovviamente appuntamento al fine settimana per la seconda giornata di Serie A. Da Gian Piero Farina, Francesco Ricciardi e tutta la redazione di Sport Caffè 24. Più felice buono.